Anche la diretta Facebook aspettava il professor Maddalena partita la diretta già. Adesso sta continuando ad arrivare, adesso è partita, prima si era bloccato, adesso tra un momento dovremmo esserci. Poi lo controlliamo prima. È che questo non si può fare prima. Ecco qua. Ecco, allora, buonasera a tutti, ben ritrovati in questo secondo webinar che è stato organizzato dall'Osservatorio Lambro, dall'Associazione Circola, nell'ambito di un bellissimo nuovo patto di collaborazione che è stato sottoscritto con il Comune di Milano e che riguarda il fiume Lambro, un bene comune molto particolare, molto importante, insomma un'esperienza a cui teniamo in modo particolare. Le iniziative che sono previste in questo patto di collaborazione, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, sono tante, sono sia di carattere diciamo culturale, laboratoriale, tra queste rientra anche questo ciclo di quattro webinar che stiamo appunto portando avanti in queste settimane, sia la vera e propria sperimentazione sul campo che prevede anche un'attività di monitoraggio civico e ambientale che l'osservatorio appunto farà partire poi nelle prossime settimane, compatibilmente naturalmente con la situazione in cui ci troviamo. Io sono Veronica Dini, sono la presidente dell'associazione Circola, che è socia dell'osservatorio e in questa veste collabora con appunto il progetto. Abbiamo con noi anche Gianni Pampurini, che è il presidente dell'osservatorio, a cui lascio poi la parola per un saluto. Oggi, diciamo, il tema è particolarmente importante, credo, sarà anche, come dire, aggiornato e pensato, insomma, in modo particolare, per, il momento in cui ci troviamo, che è un momento complesso per tante ragioni, ma nel quale credo a maggior ragione il tema dei beni comuni debba essere pensato, ripensato, vissuto e rivissuto. E mai come in questo momento abbiamo bisogno di riflessioni alte su questi temi che ci diano però il lancio anche, ci diano il supporto per poi mettere in pratica anche le sperimentazioni, mettere in pratica tutte le idee che circolano insomma su questo campo, in questo settore. Allora, io chiederei brevemente a Gianni Pampolini di salutare, se vuole, appunto anche a nome dell'osservatorio e poi introdurrei immediatamente i relatori. Vi chiedo solo la cortesia, lo accennavo prima, ma lo ridico, sono intervenute intanto altre persone. Di chiudere possibilmente il microfono, ovviamente per chi non interviene, e di prenotarsi eventualmente per le domande anche nella chat. Poi lasceremo un momento per il dibattito. Prego, Gianni. E buonasera a tutti, io parlo a nome dell'Osservatorio Lambro Lucente, ringrazio tutti voi per la partecipazione, ringrazio i partecipanti, ringrazio anche Veronica che conduce questi webinar sempre con grande professionalità. Volevo soltanto dire due o tre cosettine. Uno, il discorso del Lambro bene comune. Il Comune Milano ha riconosciuto il Lambro come bene comune. E quindi l'ha riconosciuto come qualcosa da conservare e valorizzare anche in funzione delle generazioni future. Per quanto riguarda il patto, di collaborazione, è il primo patto di dimensioni più estese, perché normalmente i patti di collaborazione si fanno su, cose piccole, panchine, piuttosto che parchetti vicino a casa, mentre in questo caso qui ci stiamo prendendo cura di tutto il tratto di fiume Lambro che passa per Milano. Quindi questa qui è una cosa già più impegnativa, però è anche una scommessa che ci piace fare, insomma. Direi che questo patto, almeno per quanto riguarda il nostro osservatorio, rappresenta una ricchezza, perché noi stiamo cercando di operare su tutto il fiume, però è la prima volta che veniamo riconosciuti istituzionalmente diciamo, come associazione che opera per la salvaguardia di un tratto di fiume. E quindi il nostro impegno sarà quello proprio di andare avanti in questa direzione. Abbiamo cercato di introdurre un metodo di lavoro che sia soprattutto finalizzato a ottimizzare le risorse e a evitare, diciamo, gli sprechi per ottenere migliori risultati. E questo
Una delle, diciamo, delle cose che il patto prevede è proprio quella del monitoraggio civico, che però sarà un discorso che tratteremo nei due prossimi webinar. Ecco, per noi può essere, è un esempio sicuramente questo patto di buona collaborazione tra i cittadini e il Comune di Milano, e per noi è un metodo che, da esportare, che cercheremo di esportare come metodo di lavoro anche su tutte le cose che faremo nella parte sud e nella parte nord del fiume. Con questo io adesso mi metto a fare lo spettatore e ringrazio di nuovo tutti. Buonasera. Grazie. Grazie, grazie mille Gianni, senza il quale ovviamente nulla di tutto questo sarebbe stato e sarebbe possibile. Allora, entriamo nel vivo. Io mi taccio oggi perché insomma gli ospiti sono di tale rilievo da lasciare assolutamente, da impormi di lasciare assolutamente la parola a loro. Vi introduco solo il tema di cui volevamo parlare. E il tema è questo, direi, a partire, cominciamo a interrogarci a partire proprio dal cuore dei beni comuni e delle questioni, diciamo, fondamentali che riguardano i beni comuni, cioè cosa sono i beni comuni, quali sono, come si gestiscono dal punto di vista, qual è il rapporto, il punto di vista sui beni comuni delle pubbliche amministrazioni e qual è invece il rapporto, il punto di vista, le metodologie anche di coinvolgimento delle comunità. A partire da questi quattro aspetti, direi, fondamentali del tema gestione beni comuni, proviamo a, come dire, fare un passo avanti anche ripeto, nel dibattito e nelle esperienze che possiamo, insomma, che ci accingiamo a vivere. Credo che sia, insomma, proviamo ad affrontare nuove frontiere, nuovi stimoli. È un po' che si parla di beni comuni. Allora cerchiamo di fare il punto e di lanciare il cuore al di là dell'ostacolo per vedere realmente di dare un senso oggi più che mai, ripeto, a questi spazi di cui la comunità ha assolutamente bisogno. Allora, ci siamo dati più o meno un quarto d'ora a testa per i relatori, in modo tale da lasciare 20 minuti, un quarto d'ora per lasciare poi spazio al dibattito. Allora, do subito con grande piacere, con grande emozione, la parola al professor Maddalena, che non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, uno, insomma, dei maggiori esperti anche in tema di beni comuni, fra le altre cose, già vicepresidente della Corte Costituzionale e persona con la quale abbiamo avuto la fortuna, e anche Circolo ha avuto la fortuna di poter condividere qualche passo delle iniziative, insomma, svolte. Professore, ci illumini sui beni comuni, cosa sono, cosa possono diventare soprattutto. Tutto. Grazie. Grazie, grazie cara Veronica. Vedo in queste tue parole tutto il tuo impegno, tutta la tua grande volontà di far del bene, di tutelare il nostro paese e di affrontare i problemi più gravi che ci travagliano. Mentre parlavi, io ho pensato che tutto sommato, a distanza di anni, ancora non siamo arrivati a una sicura definizione dei beni comuni, per cui i beni comuni mi sembrano soprattutto, me lo ispiri tu, un impegno di tutti a difendere, diciamo in genere, i territori nei quali abitiamo. C'è stato un forte dibattito all'inizio tra la Commissione per i beni comuni e la Commissione Rodotà e attuare la Costituzione, che è diretta da me, l'associazione diretta da me. In sostanza, l'obiettivo fondamentale è quello che mettevi per primo. Cosa sono i beni comuni? La definizione di Rodotà è che sono quei beni che servono per soddisfare i diritti fondamentali. Ma i diritti fondamentali sono tanti, e quindi come si individuano i beni comuni? Alla fine, come abbiamo visto, tutto può essere definito un bene comune. E io ho apprezzato moltissimo questo patto di collaborazione che avete stretto con il Comune di Milano, perché ho la convinzione sempre più radicata che anziché cercare una definizione, qui bisogna mettere dei punti fissi di partenza, capire nell'ambito di un contesto generale come si pone
io ho detto prima impegno, adesso dico un'aspirazione, tenendo presente anche che il diritto nasce dalla storia, il diritto nasce dalle esigenze della comunità. I romani parlavano per il jus quirizium, per il diritto più antico, dei mores maiorum, delle costumanze antiche. D'altro canto sappiamo che i diritti non ancora scritti nei codici, come il diritto internazionale, valgono gli usi, le consuetudini. Quindi effettivamente ho l'impressione che il fenomeno dei beni comuni è un qualcosa che nasce dall'interno dell'animo umano, della coscienza dei più avveduti cittadini del mondo, perché di questo tema si parla nel mondo. Basta un nome, Ostrom, per dire quanto ha colto nel segno, ma secondo me è proprio l'espressione di ansiosa addirittura in certi momenti di ottenere un nuovo ordinamento della società. Allora qui entra in ballo il giurista. Il problema di fondo è non tanto la definizione di beni comuni, perché beni comuni possiamo dire sono quei beni che soddisfano i diritti di tutti. Questa definizione Rodotà è un punto fermo e resta, ma è una definizione, badate bene, ermeneutica, non è una definizione tassativa. E se è una definizione ermeneutica, i singoli casi vanno accertati volta per volta. Io me lo sono posto questo problema e tu me l'hai risolto, Veronica, perché con questo patto di collaborazione con il comune di Milano, abbiamo visto, cosa alla quale veramente non avevo pensato, sapevo che i beni comuni fanno parte del demanio naturale, eccetera, che sono stati messi dalla Commissione Rodotà tra i beni comuni, anziché tutta quella classificazione che poi a un certo punto abbiamo in un certo senso superato. E credo che un punto essenziale nel percorso giuridico sia proprio quello dello stabilire in che modo un bene viene definito e da chi bene comune, perché tutto può essere bene comune. Devo dire che il punto di partenza essenziale sul piano giuridico l'abbiamo raggiunto Ugo Mattei ed io in una affettuosa, direi, e molto cordiale telefonata. Mi è venuto in mente questo, siccome io sostengo sul piano generale che per uscire dalla crisi terribile che ci attanaglia adesso ancora più grave, in modo ancora più grave per il Covid-19, mi sono chiesto perché l'Italia si trova in questa situazione. L'Italia si trova in questa situazione proprio perché abbiamo dato prevalenza alla proprietà privata e siamo arrivati all'assurdo di distruggere la comunità politica togliendole tutti i beni e dandoli ai privati. Quindi il concetto di fondo che ci deve ispirare è come collocare nell'ambito dell'ordinamento giuridico la nozione ermeneutica e non tassativa di beni comuni. Ci vuole qualcuno che li definisca, giustamente questo qualcuno deve essere un ente pubblico dotato di autonomia, quindi va bene. Come competenza direi la definizione di beni comuni dovrebbe arrivare da regolamenti regionali, perché definire bene comune di volta in volta con un atto autoritativo presuppone una questione di competenza, e la competenza a me pare di poterla rinvenire nel terzo comma dell'articolo 117, uso del territorio, che compete alle regioni. Quindi con questa iniziativa del fiume Lambro, secondo me abbiamo mosso il primo passo importante in questa direzione, cioè dire ci vorrebbe un regolamento comunale, alcune regioni lo hanno fatto, tra cui la regione Lazio, mi pare proprio su iniziativa di Mattei, e comunque va regolamentata, ma importante è cominciare a capire quale via dobbiamo seguire per individuare di volta in volta un concetto che noi esprimiamo in termini estremamente generici, come dicevo prima, in termini ermeneutici. Ora, dicevo, la cosa più importante sulla quale abbiamo convenuto, facendo anche un comunicato congiunto, Ugo ed io, è che il punto di partenza è che il territorio di una comunità politica appartiene a tutti. Cioè, bisogna tornare dal concetto
vedo una paletta che vuol dire che già ho già superato non so a che punto sono, non lo so. No, Dunque, tranquillo. comunque, volevo dire, il punto di partenza giuridico fondamentale, il fondamento costituzionale, sta nel fatto che il presupposto della nostra azione per l'individuazione ermeneutica dei beni comuni ha un postulato, che il territorio è proprietà collettiva che appartiene a tutto il popolo a titolo di sovranità. Questa è un'affermazione che addirittura si ritrova in un regolamento del 1885 che distingue il demanio dalla proprietà privata. Dice che lo Stato possiede beni demaniali a titolo di sovranità e beni commerciabili a titolo di legge. Quindi vediamo subito che c'è un fondamento costituzionale sul quale abbiamo convenuto, Ugo ed io, cioè dire. Il primo comma dell'articolo 42 della Costituzione ci dà il presupposto della nostra azione. La proprietà è pubblica e privata. La proprietà pubblica riguarda tutti, la proprietà privata riguarda i singoli, le multinazionali, la finanza, eccetera. E la proprietà privata ha sconfinato talmente nella proprietà pubblica che la proprietà pubblica è stata privatizzata. Quindi bisogna far valere il diritto collettivo, questo termine piace di più a Ugo, quindi ripeto così, il diritto collettivo del popolo al governo del territorio. Ora, la privatizzazione è la sciagura più grande che ci potesse accadere, perché i romani insegnano il populus. La comunità politica, la civitas, è formata dal popolo, dal territorio, dalla sovranità e ciascun cittadino è parte del tutto, è parte del popolo, è come parte. E noi questo principio l'abbiamo tradotto nell'articolo 2, credo per merito di La Pira, nell'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Quando noi parliamo di beni comuni, prendiamo l'aspetto solidale, l'aspetto mutualistico che è insito nell'animo umano. Quindi la lotta per i beni comuni è una lotta che ha le radici nell'animo umano ed è sancito costituzionalmente dall'articolo 2 della Costituzione, che poi, da cui deriva poi il diritto di partecipazione sul quale mi intratterrò un attimo dopo. Ora, stabilito il fondamento, voglio dire che nelle privatizzazioni, voglio mettere in evidenza che nelle privatizzazioni che si sono verificate ci sono due aspetti importanti: la cessione dei beni è la cessione della gestione dei beni. Gestione dei beni significa tutto, è come se parlando di diritto di proprietà noi dicessimo nuda proprietà oppure usufrutto. Quello che è il contenuto è l'usufrutto, è la gestione, è il godimento dei frutti del bene. Quindi questo contenuto del diritto di proprietà è stato dato agli stranieri, che sono delle pompe aspiranti alle multinazionali, il che fa capire perché l'Italia si trova sempre in difficoltà. Perché anche i paesi europei, altro che Unione Europea, anche i paesi europei assorbono, come dire, con le loro multinazionali, le fonti di produzione di ricchezza nazionale, che sono essenzialmente i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, acqua, luce, gas, le situazioni di monopolio, le industrie strategiche. Ora, tutto questo, perlomeno queste cose più importanti ai fini della nostra normale vita quotidiana, e tutto questo, insomma, deve essere difeso e deve essere tutelato. Quindi i beni comuni si chiamano comuni, ecco, perché riguardano i beni di tutti, della comunità. E noi dobbiamo tenere presente che una comunità politica è formata dai singoli e da tutti. E quindi noi agiamo per tutti. In quale contesto? In un contesto in cui il potere dei singoli è straripato a tal punto da far cancellare completamente con le concessioni, con le privatizzazioni, con le delocalizzazioni, con le liberalizzazioni, con le svendite, far passare tutto dal pubblico al privato. Quindi noi ci muoviamo bene sulla via della determinazione volta per volta del bene comune.
che certe volte appare sorprendente, come nel caso che un pezzo di fiume è un bene comune. Sì, è un bene comune, perché il fiume appartiene a tutti e quindi difendere il fiume significa difendere la collettività, e noi agiamo lì agendo come parte della collettività, non come singoli. E quello che utilizziamo è una forma di società che è una società cooperativa, mutualistica, non è una società lucrativa. Quindi tutto l'errore fondamentale che hanno fatto i nostri governanti tradendoci è stato quello di trasformare gli enti pubblici che perseguivano gli interessi pubblici, non sempre bene, forse più delle volte male, di trasformare l'ente pubblico, che comunque come finalità ha l'interesse generale di tutti, in una SPA. La SPA deve fare gli interessi dei soci, quindi c'è stato un furto a tutto il popolo, non so come chiamarlo, un'appropriazione indebita di tutto il patrimonio pubblico, tolto a tutti senza che nessuno se ne accorgesse, data a privati. Non so, la TIM, tanto per fare un esempio, era la vecchia Telecom che Prodi ha venduto per 13 milioni di euro. Adesso la TIM non è più italiana, appartiene alla Cassa Depositi e Prestiti per l'8%, e quindi i frutti della TIM chi se le prende? Se li prendono gli stranieri. Di recente io sono rimasto allibito, la gestione del, ecco l'importanza di distinguere tra proprietà e gestione, tra proprietà e contenuto della proprietà. La gestione del porto di Trieste è passata ai tedeschi senza che nessuno sapesse niente, perché il porto di Trieste, con una legge del 94, la numero 84 del 94 di Carlo Azeglio Ciampi, è stata privatizzata per quanto riguarda le operazioni portuali. L'hanno tenuta in piedi per molti anni due società italiane, una ICOP, un altro Parisi, e dopodiché con accordi fra queste due società, accordi privati con società cinesi, a un certo punto è intervenuta, forse per impulso della cancelliera, è intervenuta una società di Amburgo, che è una società pubblica, la quale ha preso la maggioranza della nuova società che si è costituita, la piattaforma portuale del porto di Trieste, la piattaforma logistica del porto di Trieste. Con uno 0,1% i tedeschi sono diventati i padroni del porto di Trieste. Questa è una cosa che non possiamo sopportare, e allora dovremmo anche che qualcuno oltre all'Ambro si preoccupi anche del porto di Trieste, faccio per dire, ma comunque ho voluto fare un esempio per far capire in quale tragedia ci troviamo e come sia strategico oggi tornare ai beni comuni, perché i beni comuni agiscono sul piano della gestione, che è fatta secondo criteri mutualistici e solidaristici e non secondo criteri lucrativi e egoistici, perché l'impoverimento di tutta una nazione deriva proprio da questo prevalere del sistema economico, che non ho nessun dubbio nel definire predatorio neoliberista, perché il neoliberismo, sia ben chiaro, vuole la ricchezza nelle mani di pochi, quindi toglie a ognuno il diritto di vivere, e lo vediamo pure in certe situazioni, la ricchezza nelle mani di pochi, una concorrenza, il sistema economico della concorrenza, non dello scambio, non è più il sistema dello scambio, e non è più un sistema dello scambio perché abbiamo tolto il limite all'impadronimento da parte dei privati, un limite che era costituito dai beni appartenenti alla comunità, che sono inseriti in Costituzione come proprietà pubblica da indicare come proprietà collettiva a titolo di sovranità del popolo. Una volta tolto questo sbarramento, tutto va a finire nelle mani dei privati e i singoli sono spogliati di qualsiasi loro possibilità. Allora, siccome noi ci poniamo i beni comuni, ci poniamo come gestori, che poi qualsiasi bene può essere considerato comune dal punto di vista generale, ecco perché ho insistito sulla definizione ermeneutica di beni comuni, sul concetto ermeneutico di beni, ecco, dico, i beni comuni sono un concetto ermeneutico, non sono, è un'indicazione
di azione, ma non è in sé un oggetto in sé, perché il soggetto può essere il più, l'oggetto può essere il più vario. Quello che è fisso però è l'ente che deve agire. L'ente che deve agire deve essere un ente assolutamente non lucrativo, un ente che agisca secondo il concetto di società mutualistica e non secondo il concetto di società lucrativa. Ecco, questa è la grande azione strategica dei beni comuni che noi intendiamo. Io non voglio rubare troppo tempo, però voglio dire solo che c'è un fondamento costituzionale per questa gestione. Vado rapidamente. In Costituzione la gestione di questi enti solidali, mi piace molto chiamarli enti solidali, una buona mano ce la dà il decreto legislativo 117 del 2017 che riguarda l'ordinamento del terzo settore, del volontariato, in virtù del quale avete fatto il patto di collaborazione. Voglio dire solo, e chiudo, ma voglio dire che mi pare di aver detto le cose più importanti dal punto di vista costituzionale, ma voglio dire ancora una cosa importante per sostenere la validità di voi, delle di noi, scusami, perché ci sto pure io dentro, assolutamente. Il concetto di fondamento costituzionale sta nel diritto fondamentale di partecipazione dei singoli cittadini come parte del tutto, come parte della comunità. E sono articolo 3,2. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il libero sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Fondamentale, come diceva Calamandrei, è l'articolo 3, fondamento della partecipazione. Io noto anche l'articolo 43. Perché nell'articolo 43 si dice che le industrie strategiche possono essere in mano di comunità, di lavoratori e di utenti. E l'articolo 49, dove lo mettiamo, i cittadini sono liberi di associarsi in partiti per determinare la politica economica e sociale del paese. E infine, fragola sulla torta, l'articolo 118, ultimo comma. I cittadini singoli associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di solidarietà, e questo implica che anche l'azione popolare è tornata a vivere nella Costituzione nonostante gli ostacoli, l'Actio Popularis Romana e gli Interdicta Popolari Romani, insomma Roma fa scuola in campo giuridico nonostante siano passati tanti anni. E cosa dice l'articolo 118? Che si possono svolgere attività di interesse generale, dunque si può agire in giudizio, cittadini singoli associati come parte del tutto. Quindi collegando l'articolo 2 con l'articolo 118 ultimo comma, noi dobbiamo dire che c'è una possibilità anche per il Lambro di agire in giudizio se ci sono degli ostacoli alla gestione utile di questo tratto di fiume. E guardate bene che se si tiene presente questa possibilità di andare in giudizio, c'è addirittura la possibilità di applicare l'articolo 1418 del Codice Civile e far dichiarare nulli tutti quei contratti, quelle concessioni che sono state fatte in contrasto aperto con l'articolo 41 della Costituzione. Qui veramente chiudo. L'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica privata è libera, quelli dei singoli è libera. E secondo il grande professore Monti della Bocconi e i suoi amici, dice: se è libera, ogni imprenditore può fare quello che vuole. Bonomi può stare tranquillo, può fare quello che vuole, perché a meno che una legge non glielo impedisca. Professore Monti, si è scordato di leggere il resto dell'articolo 41 della Costituzione. Vieni qui, leggi, l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E allora questo è un principio precettivo sicuramente, ed è un principio un principio imperativo. E l'articolo 1418 dice che sono dichiarati nulli tutti gli atti che sono contrari ai principi imperativi, e questa nullità è imprescrittibile. Possiamo sempre agire in giudizio facendo valere il principio fondamentale dell'articolo 41, che è della prevalenza alla proprietà pubblica sulla proprietà privata e soprattutto all'utilità pubblica sull'utilità del singolo, giustamente mi pare, e far valere la dichiarazione di nullità di cui al Codice Civile.
Credetemi, avrei tante cose da dire, mi farebbe piacere continuare, però mi sono trattenuto, non so quanti minuti ho sgarrato, come si dice a Napoli, però è un argomento che sento molto e che parlarne con persone come Veronica Dini, che è tanto dedita a questi problemi, è veramente una cosa che vale la pena di fare, alla quale vale la pena di assistere. Grazie. Grazie, no, sono io e siamo tutti noi a ringraziarti veramente moltissimo per i contenuti ovviamente, ma come insomma, io personalmente anche per la passione che sempre, come dire, metti in questi interventi, perché è quello che poi fa la differenza in concreto e quindi è solo con persone che ci mettono la passione oltre che la testa, insomma, che Mente e cuore, esatto. l'anima è formata dalla mente e dal cuore, lo dice San Paolo, eh? E quindi insomma, direi che è stato un ottimo inizio e un ottimo avvio anche da una Grazie. parte per rassicurare, perché qui c'è anche Eugenio Pezzo del Comune di Milano, a cui ogni tanto proponiamo delle cose un po' astruse, ma insomma, come dire, poi cerchiamo anche di in qualche modo insomma, garantire una qualche tenuta insomma, delle proposte astruse che facciamo anche dal punto di vista legale, giuridico insomma, direi in questo caso anche costituzionale. Io passo subito la parola al secondo relatore, ma anche come dire sullo slancio e questo che a me ha colpito molto il fatto, e sono perfettamente d'accordo sul fatto che, dato appunto il fondamento giuridico, il fondamento costituzionale delle teorie, delle interpretazioni sui beni comuni, poi in realtà quello che cioè, come dire, una volta che abbiamo detto questo, una volta che abbiamo dato una definizione, non abbiamo fatto nulla se non il primo di mille passi, perché è un impegno, è un'aspirazione ed è un metodo appunto di lavorare insieme con una prospettiva che mi pare sempre più lontana da quella che normalmente purtroppo vediamo e viviamo. Allora, proviamo a fare ancora un passo avanti con un altro ospite e amico che ringrazio della partecipazione. Professor Madalena, se può rimanere un altro po', così magari facciamo anche il giro di domande e ce ne saranno, già vedo in chat probabilmente anche per te. Giuseppe Micciarelli, a cui intanto chiedo di cominciare a collegarsi. Sono qua, sono qua. Eccoti, di accendere il microfono, collegato ti avevo visto, chiedo scusa. Università del Salento, altro grande esperto di beni comuni e di esperienze anche specifiche, particolari e un po', come dire, innovative. Tu ti occupi anche di beni emergenti e hai esperienze, credo, un po' particolari anche forse da raccontarci. In che direzione possiamo andare? Sulla base anche di quali esperienze possiamo, su quali esperienze possiamo far conto e appoggiarci? Prego. Innanzitutto consentitemi di ringraziare te, Veronica, e di ringraziare Paolo, perché non solo per questo bellissimo incontro, ma anche perché essere, diciamo, quando parliamo di beni comuni parliamo innanzitutto di un impegno, e l'impegno è nelle pratiche che viene svolto e anche proprio nelle incursioni, diciamo, intellettuali. Quelle di Paolo sono state fondamentali anche per richiamare tutto un pezzo di mondo all'importanza, diciamo, del polo e del valore sia della Costituzione, della sua chiave ermeneutica per interpretare moltissime altre norme. Io voglio partire, diciamo, da un dato che proprio è assolutamente di concordanza con quello che diceva Paolo, no? Quando parlava della proprietà collettiva del popolo. E partiamo anche però da un presupposto, che questa cosa che è evidente, giusta e sacrosanta, allo stesso tempo è paradossalmente l'origine del problema non solo dei beni comuni, ma di tutti i beni pubblici. Aristotele, per non andare troppo alla lunga, diciamo, faceva un piccolo passaggio che in realtà nel senso comune di ciascuno di noi è abbastanza consolidato. Vabbè, ma se quel bene è di tutti, allora significa che non è di nessuno, allora nessuno se ne prende cura. Su questo presupposto, su cui ha lavorato Elinor Ostrom, ma tanti altri, in realtà si pone un problema profondo,
Nel 1969 Garrett Hardin scrive un articolo, come voi forse sapete, diciamo, in tanti di voi sanno, che è The Tragedy of the Commons, in qualche modo ponendo al centro il problema dei beni comuni. Perché se i beni comuni fossero oggi, rispondessero a quella normalità di società solidale, mutualistica, di cui giustamente parlava Paolo, ma di cui ognuno di voi è un attore in carne ed ossa, allora noi non avremmo bisogno di usare questa leva ermeneutica, sarebbe già così. Il fatto che non è così, e Hardin lo ricorda bene, è perché dietro la condivisione di spazi comuni, così come c'è la cooperazione, c'è anche la concorrenza, c'è anche la predazione, c'è anche il fatto che qualcuno si può imporre nell'uso e nella gestione di uno spazio, escludendo tutti gli altri. Secondo Hardin, la soluzione è fare gli anti-commons, cioè secondo questo autore il vero problema è che proprio una risorsa non escludibile, cioè senza confini, è l'origine del fatto che le persone si scontrano le une con gli altri, e allora la soluzione è la proprietà privata, cioè esattamente l'opposto, giustamente, sia di quello che diceva Paolo, sia quello che condividiamo tutti quanti noi. Allora, se vogliamo sconfiggere nel profondo questa opinione, diciamo, che è molto fondata anche su tanti casi, non è fondata solo sulla cattiveria, ma è fondata purtroppo su una parte dell'animo umano e su una parte anche molto consistente della direzione della società, noi dobbiamo dimostrare che esiste anche un'altra strada. E qua vengo ai punti, come dire, che vorrei trattare. Il primo riguarda il tema che noi in qualche modo dovremmo essere molto attenti quando ci troviamo davanti a un bene che viene percepito come comune, potenzialmente come comune, dopo verrò anche sulla parte delle definizioni e tutto il resto, però cominciamo proprio dall'esempio semplice che ci troviamo tante volte davanti, anche voi a Milano. Per esempio uno spazio abbandonato. Immaginiamo un bene immobile che si vuole rigenerare, e in quel momento, visto che noi possiamo parlare di popolo, giustamente, come fondamento, però il popolo è tanti, non è uno solo. E questa è una questione anche qua, permettetemi, ovviamente storica, diciamo, e teorico-politica non da poco. Ma lo vediamo anche nei giorni di queste settimane. Più una situazione di crisi e più l'esigenza di avere spazio per accedere a quei diritti fondamentali, perché i beni comuni sono effettivamente una porta d'accesso ai diritti fondamentali, però una situazione di crisi mica fa unire le persone, una situazione di crisi le fa anche dividere. Una situazione di crisi dice: aspetta, fai salvare a me e andiamo a mare con tutti gli altri. Questa è una frammentazione sociale che è indotta esattamente nei momenti di crisi, ma anche questa non è una cosa nuova. Io cito soltanto una bellissima prolusione tra il 1909 e il 1910 che fece Santi Romano all'Università di Pisa sulla crisi dello Stato moderno. Quindi questo è un elemento problematico da sempre. Come lo affrontiamo? Allora, io credo che una cosa che dovremmo superare è una certa interpretazione legittima, anzi molto intelligente e acuta, ma che credo sia problematica quando ci troviamo esattamente nei patti di collaborazione a dover scegliere tra i cittadini attivi, le associazioni, i gruppi che legittimamente vorrebbero o potrebbero dare una rigenerazione a quel bene. Questa interpretazione parla di concorrenza tra sussidianti, cioè noi dobbiamo fare in modo di essere molto chiari, molto espliciti, di dare la possibilità a tutti quelli che vogliono rigenerare il bene di dare la loro proposta e in qualche modo scegliere a quel punto quale tra questi hanno la proposta migliore e affidargli il bene. Non è questa l'unica interpretazione, sebbene autorevolissima, dei patti di collaborazione, perché in realtà questo meccanismo della concorrenza può, in una situazione come quella, come dire, concreta in cui ci troviamo, e cioè comuni e enti locali che non hanno fondi pubblici, difficoltà a rigenerare spazi abbandonati perché obiettivamente è difficile rigenerarli. Pensate tutto il peso della responsabilità che hanno funzionari, dirigenti, il peso della difficoltà di fare anche dei lavori come pubblico quando è il pubblico a doverlo fare. Insomma, molti di questi nella letteratura europea vengono chiamati sleeping giants, giganti dormenti, proprio perché a maggior ragione quando non parliamo di panchine e parchi, ma parliamo di beni immobili monumentali o molto importanti, mica è facile rigenerarli dopo anni e anni e anni di abbandono.
Allora, da questo punto di vista, la vera sfida non è solo la collaborazione tra cittadini e istituzioni, ma la collaborazione tra i cittadini tutti. E una delle cose importanti, la prima che in qualche modo noi dovremmo immaginare di costruire, è esattamente nel momento stesso in cui emerge, come ricordava Paolo, la percezione che un bene possa essere ascritto alla categoria di quelli comuni, dare una strada diversa da quella del bando, diversa da quella della manifestazione di interesse classica, potremmo immaginare delle forme che si stanno sperimentando, dopo se vogliamo facciamo degli esempi, di coprogettazione in cui diversi soggetti possono incontrare altri soggetti e immaginare di fare una proposta comune. Perché non possono essere qua le trasparenze la stessa regola che c'è, per esempio, negli appalti pubblici dove io scrivo nella mia busta l'offerta. Non è questa ovviamente la logica. Dobbiamo rispondere alle esigenze giustamente sacrosante di trasparenza della pubblica amministrazione nella scelta attraverso altri criteri più coerenti col discorso dei beni comuni. E questo elemento della collaborazione tra i cittadini, come facciamo a renderlo chiaro ed evidente? Io penso attraverso due elementi che dobbiamo tenere ben chiari anche in tutti gli strumenti amministrativi che andiamo a definire. Gestione diretta e collettiva e il secondo elemento, l'uso non esclusivo. Vado a spiegare questi due punti e concludo. L'uso non esclusivo è fondamentale perché nel momento in cui noi utilizziamo il lessico dei beni comuni non per appaltare o concedere ad un soggetto giuridico che nelle migliori buone intenzioni, ma è sempre un soggetto giuridico parziale, un gruppo di cittadini, un'associazione, è normale che sia così, ma l'uso, quello che questa associazione o altri gruppi di associazioni fanno, e questo è nella stragrande maggioranza dei casi di beni comuni, con o senza patti di collaborazione, con gli usi civici o con altri strumenti, e di tenere la porta aperta a tutti gli altri soggetti che come loro vogliono utilizzare quel bene. Ma d'altronde voi, col caso del fiume Lambro, l'avete reso evidente. Ma perché io posso fare l'uso esclusivo del fiume? Avrei potuto usare questo patto di collaborazione per dire possono utilizzare l'irrigazione di quel fiume soltanto le persone che fanno parte dell'associazione di Circola? No. E questo discorso è importante perché in realtà porta, dal punto di vista teorico, una trasformazione incredibile anche rispetto a tutte le azioni collettive, azioni di cooperazione studiate da Ostrom e da tutta la sua scuola. Perché in questo caso si tratta di una cooperazione aperta e non solo di una cooperazione aperta, di una magia per cui il cooperante non solo produce l'interesse per sé e per i suoi soci, ma lo produce di riflesso per tutta la cittadinanza. Questo passaggio che è fondamentale per la trasformazione di organizzazioni a nuove istituzioni, quale possono essere queste civiche che fanno della partecipazione la loro architrave, è fondamentale. Secondo elemento, non lo fanno solo i beni comuni naturali. Facciamo altri esempi. Per esempio, per parlare di una realtà che è anche stata sostenuta dall'associazione Circola, da Veronica e da tanti altri, oltretutto sono alcuni di loro presenti, Remake, che è uno spazio che è al centro di Milano, che sta ragionando sul tema dei patti di collaborazione o anche degli usi civici, dopo verrò alla differenza. Anche in questo caso, come si fa in uno spazio urbano a immaginare che ci sia lo stesso tipo di cooperazione aperta? Semplice, attraverso l'uso non esclusivo, cioè quello spazio non è di chi ha il patto. Quelli che hanno, siglano un patto o scrivono un regolamento di uso collettivo sono in quel momento una parte dei soggetti gestori. Il principio della porta aperta deve caratterizzare quel tipo di spazio e questo fa sì che io non ho più bisogno della concorrenza su chi deve sottoscrivere il patto. Perché ho rimosso all'origine il problema della trasparenza che individua il chi, sostituendolo con la trasparenza sul come si usa in modo orizzontale, democratico e plurale quello stesso spazio. Abbiamo assolto alla stessa fondamentale esigenza del diritto, ma in un modo diverso, coerente col discorso dei beni comuni. E l'altro elemento fondamentale che lega esempi così diversi come il Lambro e il Remake, ma potremmo farne tantissimi altri, io ho studiato case study dall'America Latina e faccio parte e provo a supportare
diverse esperienze, veramente, dico, in tutto il mondo, che hanno assonanze incredibili. Parlavo con Veronica nei giorni in cui noi discutevamo della preparazione di questo webinar. C'era una conferenza in Nuova Zelanda sulle montagne e bene comune, tra due settimane, purtroppo online, io ed altri saremo là proprio per riflettere su questi temi. Cioè, l'altro elemento fondamentale, ed è questo, diciamo, quello che l'Ambro e il Remake fanno insieme, è che in realtà si discute anche del futuro dell'area, che rende assolutamente cruciale il tema dei beni comuni per una pedagogia democratica, non per gestire un piccolo spazietto perché così abbiamo la panchina o abbiamo il bene immobile dove possiamo fare tutto quello che vogliamo. E mica è questo lo scopo dei beni comuni. Su questo fortunatamente esistono tanti dirigenti, funzionari, pubbliche amministrazioni e anche professionisti, agricoltori che sanno farlo. Noi dobbiamo usare questi spazi proprio per quella pedagogia democratica così difficile della collaborazione tra diversi. E qua vengo al secondo punto, che è cruciale, che è quello della gestione. Io sono totalmente d'accordo, questo è un elemento fondamentale, perché noi abbiamo assistito a privatizzazioni negli anni, che erano privatizzazioni sulla gestione, non sull'alienazione, sulla mente della proprietà del bene. E allora come può uso non esclusivo da una parte e dall'altra immaginiamo un altro polo, quello della gestione diretta e collettiva? Mi spiego anche su questo, che è l'ultimo punto. Quando noi parliamo di gestione dobbiamo distinguere tra beni comuni. Sono d'accordo, non è una rigida tassonomia, ma è appunto una leva ermeneutica di cui abbiamo assoluto bisogno. Perché quando io parlo di gestione non posso pensare che una risorsa naturale si gestisca come la panchina o, diciamo di più, un bene immobile, uno spazio urbano. Questa è una trappola. Se noi non distinguiamo, è evidente che a un certo punto perderemo di vista la differenza. E come facciamo a distinguere rendendo però le categorie aperte, non facendo una tassonomia che restringa beni che ieri non si credeva fossero comuni e oggi sono percepiti come tali? L'esempio dei beni comuni urbani è esemplare in questo caso, perché parliamo di spazi che quando si faceva la commissione Rodano nel 2011, ma dico di più, quando Coelho e Ostrom vinceva nel 1990 il premio Nobel, non erano questi il fulcro del discorso sui beni comuni, erano sacrosantemente common pool resources, l'acqua, le montagne, i fiumi, i laghi. Allora come facciamo a proteggere questa dimensione di emersione dei commons e allo stesso tempo della loro tutela giuridica, che richiede, ovviamente lo dico da giurista e da filosofo, un minimo di formalità? Allora un'ipotesi è esattamente, veniva in qualche modo detto prima, usare anche, reinterpretare le chiavi ermeneutiche interpretative che noi abbiamo a disposizione in anni secolari, diciamo, di tradizione giuridica. E una di queste è quella del demanio. Il demanio si distingue in demanio necessario e in demanio emergente o eventuale. Cioè esistono, faccio sempre questo esempio, strade, esistono beni che devono essere beni demaniali. Per esempio, appunto, ci troviamo, pensiamo al mare, alle coste, cioè sono beni necessariamente demaniali. E ci sono beni che possono essere demaniali e possono non esserlo, dipende a quel punto anche dal tipo di gestione. Allo stesso modo noi dobbiamo immaginare che esistono beni comuni necessari e beni comuni emergenti. Sono due categorie che rispondono allo stesso elemento cruciale, ma con una grande differenza. Nei beni comuni necessari la gestione non può essere diretta dei cittadini, perché questo sarebbe una trappola. Noi abbiamo bisogno di una gestione pubblica in alcuni casi, perché sulle questioni complesse che riguardano appunto fiumi, mari, laghi, immaginare che i cittadini siano chiamati soltanto loro ad una gestione diretta, guardate che è complicato. Uno dei fallimenti del discorso acqua bene comune, dove c'è stato il referendum, è stato appunto non rendersi conto della complessità che la risorsa idrica aveva nella sua gestione. Purtroppo non si è ascoltato i tanti comitati di base sull'acqua che chiedevano esattamente che cosa? Partecipazione al controllo della gestione pubblica. Quindi nei beni comuni necessari la gestione deve essere partecipata dai cittadini, che assumono quindi la veste di controllo. Nei beni comuni emergenti invece ci troviamo davanti ad altre cose, non beni fondamentali in sé, perché rappresentano e vanno tutelati per l'equilibrio ecosistemico. Uno spazio urbano come quello di Remake, di sé per sé, è un bene comune? No. Cos'è che lo rende comune? Un tipo di gestione diretta e partecipativa, là di qualità diversa,
proprio perché c'è un tipo di gestione che può essere svolta direttamente dai cittadini. Come traduciamo tutto questo? Uno degli strumenti che affianco alle parti di collaborazione, ma anche questo, noi abbiamo bisogno di una pluralità di strumenti, uno di questi è l'uso civico e collettivo urbano, che è non solo a Napoli, ma dove c'è un patrimonio immobiliare di 50.000 metri quadri riconosciuto a uso civico e collettivo urbano. Io sono il presidente dell'Osservatorio sui beni comuni della città, ma prima sono stato un attivista che insieme a tante altre intelligenze hanno immaginato, scritto e costruito, diciamo, questo strumento: Maria Francesca De Tullio, Nicola Capone, Adriano Pozzolino, Gabriella Ricci, è inutile che vi faccio tutto l'elenco, siamo tanti. Come possiamo immaginare, e qua chiudo, di rendere questi strumenti effettivi? Allora, l'elemento fondamentale del discorso della gestione collettiva è dare strumenti aperti in cui siano, non soltanto attraverso le forme di concessione, ma individuando attraverso dei regolamenti d'uso formalizzati e chiari, riconosciuti dalla pubblica amministrazione, le procedure trasparenti con cui si gestiscono e organizzano le attività in quei beni. Si possono immaginare organi di garanzia, si possono immaginare strumenti per la modifica di quei regolamenti, tutta una serie di cose di cui possiamo parlare. Ma io voglio chiudere sull'ultimo aspetto, che è quello dell'importanza che questa pedagogia democratica non coinvolga solo i cittadini, che in questo modo, bypassando il discorso dei bandi, possono finalmente immaginare di scrivere anche attraverso la prassi le regole d'uso e vedersele riconosciute, ma anche una collaborazione con la pubblica amministrazione, che è fondamentale. Perché oggi i funzionari e dirigenti, che spesso, ma questo riguarda anche i politici, ma lasciatemi dire, in una posizione diversa, perché il politico si ricandida, il funzionario e dirigente no, sono esposti ad una serie di responsabilità nell'ipertrofia normativa della responsabilità attuale, che è enorme, che è quello che paralizza forme innovative di sperimentazione democratica. Quello che le paralizza è, da una parte, il discorso sul bilancio, che ha sistematizzato perfettamente nella messa a reddito l'unico, uno dei pochi principi, vabbè, qua lo taglio con l'accetta, scusate, uno dei pochi principi di buona efficienza, diciamo, nell'amministrazione dei beni pubblici, nella loro valorizzazione e razionalizzazione, e invece non è questo soltanto, ma anche il fatto che esistono delle responsabilità per danno erariale, ed esistono delle difficoltà anche nel firmare gli atti, che noi possiamo superare solo costruendo un'alleanza tra questi cittadini che collaborano tra di loro, e quindi non più solo un'associazione, ma tante realtà e tanti soggetti, insieme ai funzionari, creando anche tra di loro una rete che costruisca precedenti innovativi, che ci permetta di ottenere e di spargere risultati. E su questo voi nel patto di collaborazione avete fatto una cosa molto importante, e cioè avete sia impegnato i cittadini, ma in parte anche impegnato l'amministrazione. Il tema del monitoraggio, il tema della diffusione, scambio di strumenti amministrativi di notizie, la definizione me la sono persa, ma comunque ci siamo capiti, questo scambio continuo di informazioni e di dati è fondamentale. E lo stesso va fatto negli spazi urbani. Gli spazi urbani, le comunità informali che cominciano a utilizzare i beni comuni o le piccole associazioni, non possono da solo assolvere tutti gli oneri di responsabilità. Non possiamo cavarcela semplicemente dicendo: perfetto, fate l'assicurazione e risolviamo il problema. C'è un problema che riguarda anche agibilità strutturali di molti di quei beni immobili. Abbiamo questioni complesse come quello dell'autorecupero, dei lavori in sicurezza. Tutto questo, e chiudo, va affrontato nella consapevolezza che la sfida dei beni comuni è esattamente ribaltare alcune posture iniziali, per cui io sono il cittadino e non so amministrare, non ne capisco niente, l'amministratore vuole invece stare tranquillo. No, non è così. Noi abbiamo persone coraggiose da tutti i lati all'interno di queste sfide, e questo è il momento perché i beni comuni urbani e naturali rappresentano esattamente spazi che possono, in una fase di crisi come questa, essere fondamentali proprio come rifugio e moltiplicatori di iniziative solidali. Milano è stata un esempio straordinario su questo. E se c'è quello che crea coesione sociale, non è, perdonatemi, chiudo veramente, l'articolo sul giornale del commentatore che dice: oh mio Dio, si sta violando il coprifuoco. Non è questo.
e rende far capire alle persone che i cittadini si aiutano tra di loro, come hanno fatto le brigate di solidarietà milanese e tanti altri, proprio nel momento del bisogno. I beni comuni possono essere uno dei rifugi e dei moltiplicatori di questi spazi, e questo è un discorso fondamentale. Grazie. Grazie Giuseppe, anche questo direi un intervento, insomma, io credo sia fondamentale anche per fermarsi ogni tanto e riflettere bene su quello che stiamo facendo, e mi dà tra l'altro che sia perfettamente legato con l'intento precedente e quelli a seguire. Da un lato perché abbiamo pensato questi webinar immaginati ovviamente in tempi, come si suol dire, non sospetti, ma li facciamo oggi e li facciamo in queste modalità con insomma fuori dalle nostre finestre una situazione che insomma mi limito a dire complessa. Allora non possiamo non pensare, non ripensare al ragionamento sui beni comuni appunto anche alla luce di questa situazione, e credo che a maggior ragione questa riflessione sia utile perché davvero i beni comuni possono svolgere anche in tempi e soprattutto in tempi di crisi, di difficoltà, di pandemia, un ruolo fondamentale. Quindi la sfida che ci prendiamo è ancora più importante. Dopodiché, appunto, mi pare sia, come dire, la conclusione un po' di tutti il fatto che c'è questo aspetto culturale di impegno civico che è alto, che è importante, che è, secondo me è assolutamente imprescindibile quando si parla di questo tipo di progetti. Mi piace moltissimo la pedagogia democratica, questo è il tema, il patto, questo come mille altri, ma coinvolgerà anche, prevederà una fase di formazione, di incontro con i ragazzi delle scuole, oltre che delle università, e pedagogia non solo per i più piccoli, ma anche a volte per gli adulti che ne hanno forse anzi più bisogno dei piccoli, che si, come dire, organizzano da questo punto di vista molto, molto meglio. E accanto però a questa importante base culturale, giuridica e civica, l'attenzione ai metodi, agli strumenti concreti che servono poi per far sì che questi patti, questi progetti, queste sperimentazioni siano effettive, efficaci, servano realmente e vengano veramente vissute. Giuseppe ha evocato più volte anche l'amministrazione, qui abbiamo anche Eugenio Pez, che è appunto il dirigente del Comune di Milano, che è il padre, il padrino di tutti questi patti, e che ci racconterà tra pochissimo anche appunto l'esperienza particolare, direi, del Comune di Milano. Allora andiamo alla seconda parte, scusate, dell'incontro, e cerchiamo di passare dal cosa come al chi. Abbiamo pensato di coinvolgere due persone che in qualche modo ci possano raccontare nella realtà un po' il punto di vista, in qualche modo diciamo le modalità appunto di coinvolgimento da un lato delle comunità, dei cittadini, da un lato dell'amministrazione. Do la parola intanto molto volentieri a Cristian Pardossi, che rappresenta qui anche Sociolab, che è una delle realtà che si occupa di progettazione partecipata in Italia, che ha esperienza di tanti progetti e col quale Circola sta avviando una bella, spero, e proficua collaborazione. Chiederei a Cristian di raccontarci un po' anche dal suo punto di vista, quindi di appunto di professionista che lavora su questi temi con le comunità. Qual è la sua esperienza, il suo punto di vista, le difficoltà o i punti invece di forza che le comunità in qualche modo in questo tipo di occasioni mostrano? Cristian, non ti vedo ma so che ci sei, quindi ecco. Prego, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti, e grazie a Veronica Dini e all'Associazione Circola, anche per l'occasione insomma di dialogare con persone che molto spesso, come il professor Maddalena, si ha solo la fortuna di leggere sui libri, invece in questo caso abbiamo anche la fortuna di confrontarci. Come dicevi tu, sì, io faccio parte di Sociolab, che questa è una cooperativa impresa sociale che si occupa di ricerca sociale e partecipazione, quindi progettiamo e accompagniamo i cittadini o i diversi insomma attori urbani nella costruzione o di decisioni o appunto di progetti veri e propri. E quando abbiamo ricevuto l'invito a partecipare a questo webinar, abbiamo pensato appunto a portare proprio un'esperienza
in cui ci siamo misurati giusto un anno fa, un'esperienza proprio di, in questo caso, di rigenerazione di un bene comune urbano. Quindi se posso condividerei subito anche delle slide, avevo preparato delle slide in modo da accompagnarle, diciamo, alla discussione. Allora, vediamo se riesco a... non so se se riuscite a vedere, se si vede. Sì, sì, si vede, si vede. Ok, allora, questa è appunto il percorso, è un percorso che abbiamo avviato 2 anni fa, è un percorso di rigenerazione collaborativa di un bene comune urbano, proprio per ritornare anche alle parole del professor Micciarelli, no? Sulla necessità di coprogettare le ipotesi e i progetti di gestione di un bene comune urbano. Si tratta di di una villa, era una villa nata inizialmente come residenza privata, perché era una residenza di un imprenditore che alla fine dell'Ottocento si era stabilito a Pontedera, dove aveva insediato la sua attività, che negli anni 60 però ha deciso di lasciare in eredità, di donare all'amministrazione comunale. Pontedera, ora io do per scontato alcune cose, siamo in Toscana, come forse avrete sentito dal mio accento. Pontedera è una piccola cittadina della provincia di Pisa, forse nota ai più per il fatto che ospita gli stabilimenti Piaggio, li ospita ancora ed è stata ovviamente al centro di uno sviluppo urbano e industriale proprio anche legato a questa azienda. E, dicevo, a metà degli anni 60 appunto la proprietà privata cede il bene all'amministrazione, che vi insedia la biblioteca comunale. Quindi il parco e tutto il bene che vedete in foto sono messi a disposizione della cittadinanza, che fino al 2013 ne può usufruire appunto in questa forma. Quando, a seguito del trasferimento della biblioteca in un locale più ampio, quello appunto degli ex magazzini Piaggio, diciamo, proprio perché purtroppo anche l'azienda Piaggio ha avuto un processo di riconversione e di parziale delocalizzazione, quando appunto la biblioteca viene trasferita in un'altra zona, lontana dal centro, perché la villa invece sorge proprio nel centro storico di Pontedera, per alcuni anni la villa viene abbandonata a se stessa sostanzialmente, vengono fatte sporadiche iniziative da parte del comune, ma non c'è una continuità nella gestione di questo bene. Il giardino e i beni iniziano a, come dire, manifestare anche i segni di un certo abbandono, soprattutto non si può più usufruire degli spazi come prima, quindi diciamo c'è da questo punto di vista un impoverimento della ricchezza collettiva, no? Per riallacciarmi alle riflessioni del professor Maddalena, di un impoverimento collettivo della comunità, perché non poteva più utilizzare questo bene. L'amministrazione comunale in questo caso decide di coinvolgerci per riflettere e coinvolgere i cittadini sul futuro di questa villa. C'erano varie ipotesi sul piatto dell'amministrazione, addirittura anche quella ovviamente di una sua alienazione, quindi perché si pensava più alla, come dire, alle difficoltà della gestione, non solo da un punto di vista economico, quindi c'era anche in campo l'ipotesi di alienare questo bene, cederlo a privati che l'avrebbero, secondo alcuni, appunto valorizzato anche in maniera più efficace di quanto poteva fare un'amministrazione pubblica. Si avvia questo percorso di partecipazione che si chiama Viva Villa Crastan Viva, da aprile 2017 a gennaio 2018, dove noi abbiamo iniziato, dopo una mappatura di tutti i soggetti che potevano avere interesse a partecipare a questo percorso e quindi a dire la sua sul futuro della villa, inizia questo percorso che è un approfondimento all'interno, diciamo così, è stato una sorta di approfondimento
nella storia e della villa, nelle sue potenzialità, nelle sue caratteristiche, diciamo, sia come spazio di relazione che come appunto bene architettonico, perché come avete visto dalla foto iniziale si tratta anche di un bene di un certo pregio, sottoposto a dei vincoli, con un giardino con determinate caratteristiche. Da questo percorso, dove vengono coinvolte le diverse tipologie di cittadini, dai semplici cittadini, dico semplici ovviamente senza nessuna accezione diminutiva, alle associazioni e alle associazioni di categoria, iniziano a emergere una serie di sollecitazioni che vanno nella direzione del riconoscimento del ruolo di questo spazio come uno spazio che ha un suo ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità e nella costruzione di reti sociali all'interno della collettività. Questo era uno spazio dove non solo si trovavano gli studenti per studiare, era una biblioteca comunale appunto, ma era anche lo spazio dove le persone più anziane del centro si potevano recare tranquillamente e usufruire del giardino, era lo spazio dove d'estate venivano fatti dei piccoli spettacoli aperti alla cittadinanza, era comunque uno spazio libero, ecco, dove non c'era assolutamente nessun vincolo alla sua fruizione. Questo elemento emerge con forza e emerge anche con forza da parte della cittadinanza la questione della contrarietà ad una sua alienazione, quindi a una privatizzazione di questo spazio. Per capire, per aiutare anche la cittadinanza e l'amministrazione a capire quali potessero essere gli usi, le destinazioni cui appunto destinare le funzioni cui destinare il futuro della villa, abbiamo provato a far sperimentare per circa un mese alcune attività ai cittadini che si erano candidati spontaneamente. Quindi è nato questo mese di sperimentazione, al termine del quale, come vedete qui ci sono alcune foto delle iniziative, e le iniziative sono state le più svariate, da organizzazioni di mostre a laboratori artigianali, a addirittura questa foto che vedete con dei ragazzi, sono dei giornalisti e dei blogger che si erano riuniti lì e che durante il mese di attività hanno raccontato come la villa stesse riprendendo in qualche modo il suo spazio da protagonista all'interno della comunità pontederese, e non solo, perché poi Pontedera ha una proiezione territoriale che va oltre ai suoi confini amministrativi, essendo appunto una cittadina con le scuole superiori, con un apparato industriale importante. Quindi si iniziano a sperimentare anche forme di gestione ispirate al modello collaborativo, perché i diversi cittadini sono in qualche modo incentivati a collaborare tra di loro per far convivere le diverse attività che intendono sperimentare in questo mese all'interno della villa. Il mese si conclude con un laboratorio di analisi delle esperienze fatte, e da questo laboratorio emerge con forza la richiesta da parte dell'amministrazione e da parte dei cittadini di non privatizzare la villa, ma di sperimentare, di continuare questo percorso, di trasformarlo in un percorso che abbia proprio come obiettivo quello di arrivare a costruire un modello di gestione collaborativa della villa. Quindi senza passare dal bando per la gestione o la concessione, senza percorrere i canali tradizionali del diritto amministrativo, comunque che l'amministrazione pubblica di solito percorre, si decide di sperimentare questa altra soluzione. Ci viene incontro, oddio che è successo, no, ci viene incontro in questo senso la regione toscana, scusate, ho avuto un piccolo problema di visualizzazione. Ci viene incontro la regione toscana, scusate, sono costretto a toglierlo e provare a vederlo, eccoci. Ci viene incontro la regione toscana che aveva avviato nel 2017 un percorso su beni comuni e pratiche collaborative che si chiama Collabora Toscana,
e che è sfociato nel 2017 in un libro verde che si chiama Collabora Toscana, che appunto ha messo insieme una riflessione, ha cercato di tenere insieme una riflessione alta, teorica, sul tema delle pratiche collaborative e dei beni comuni, con la sperimentazione pratica di processi di innovazione anche amministrativa all'interno dei singoli comuni e dell'amministrazione regionale, che appunto ha dato vita a questo libro verde che si chiama Collabora Toscana. La Regione Toscana ha cofinanziato quindi il progetto che è diventato, che si è chiamato Villa Crastan Casa della Città. Come abbiamo lavorato? Ovviamente l'obiettivo del progetto era quello che dicevo prima, quello di costruire, di far diventare Villa Crastan un incubatore, in qualche modo. Villa Crastan diventava il progetto e il progetto era Villa Crastan, nel senso che la sfida era incubare e costruire insieme ai cittadini interessati un modello di gestione sostenibile, perché quando tu, Veronica, dicevi quali sono i problemi, quali sono le questioni principali, le questioni principali sono due: da una parte il districarsi fra un apparato amministrativo, che ovviamente è un apparato, sappiamo, che diciamo, come direbbe Fabrizio Barca, difficilmente autorizza alla discrezionalità dei dirigenti, no? E quindi questo, diciamo così, rende più difficile anche la sperimentazione di innovazioni sul piano amministrativo e delle procedure, e dall'altro ovviamente la questione della sostenibilità economica di un modello di gestione, perché sì, dal percorso era emerso la necessità di riappropriarsi di questo bene, ma si tratta di un bene di diverse centinaia di metri quadri, un bene sottoposto a dei vincoli architettonici, con un giardino, cioè con dei costi anche importanti. Quindi la sfida era appunto quella di misurarsi, di fare il passo successivo. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato appellandoci appunto alla cittadinanza, cioè chiedendo alla cittadinanza, a quei corpi della cittadinanza più dinamici, che avessero intenzione di proporre un proprio progetto di rivitalizzazione, di candidarsi. Quindi lo abbiamo fatto ovviamente lanciando una festa nel parco della villa. Successivamente abbiamo aperto a tutta la cittadinanza, quindi prima ancora di intervenire con qualsiasi selezione, abbiamo aperto a tutta la cittadinanza un momento di ispirazione, l'abbiamo chiamato CrowdLab, che è una metodologia che abbiamo sperimentato all'interno di SocialLab, e abbiamo fatto confrontare i cittadini con altre esperienze italiane. Prima sentivo Micciarelli parlava ho sentito rammentare Nicola Capone, è venuto proprio Nicola Capone a raccontarci l'esperienza dell'ex asilo, l'asilo Filangieri. Abbiamo avuto collegato da Torino il referente della rete delle case del quartiere, sono venuti ragazzi di Instabile Portazza che hanno raccontato la loro esperienza bolognese di rigenerazione di una ex scuola. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di dare, attraverso l'elemento di ispirazione, un confronto importante con esperienze che avevano già avuto esito positivo. Qui vedete nella foto i cittadini che dopo ogni intervento si confrontavano tra loro, perché avevano il compito di fare, poi di porre una domanda ai relatori. Dopo questo momento ispirativo abbiamo lanciato una call for ideas, una sorta di bando aperto, di chiamata alla creatività, con l'obiettivo di raccogliere appunto tutte quelle candidature senza nessun tipo di selezione, tutti quei soggetti, quelle idee che venissero da associazioni, da singoli cittadini, da gruppi informali che volevano proporre una loro idea di rigenerazione della villa. Una volta raccolte queste idee e senza intervenire in una selezione, le abbiamo messe insieme e abbiamo iniziato un percorso di accelerazione che ha visto maturare nel percorso da maggio a ottobre anche, come dire, da una parte una ora si dice upgrade, a me non piace usare le parole inglesi, comunque un miglioramento, diciamo un salto qualitativo, diciamo, della capacità anche progettuale delle singole soggettività, e dall'altro anche, come dire, una naturale selezione
perché a quel punto lì si è capito meglio quali potevano essere i progetti che si incastravano meglio tra di loro, quali erano forse esclusivi, per ritornare ancora una volta alle riflessioni del professor Maddalena e del professor Micciarelli, cioè la necessità, questo era un elemento messo fin da subito come discrimine dall'amministrazione, che nessun progetto doveva candidarsi per utilizzare la villa in modo esclusivo, ma dovevano, quindi in qualche modo il percorso di accelerazione ha avuto questa funzione, quella di, come dire, favorire poi una selezione naturale delle proposte. Qui vedete il gruppo, tra l'altro un gruppo piuttosto giovane di proponenti. Il percorso si è articolato da maggio a ottobre e si è concluso poi con un patto di collaborazione. Mi soffermo e vado a concludere su alcuni elementi. Ecco, la call aveva semplicemente era rivolta a tutti, come vedete, associazioni, gruppi informali, imprese anche, in un'ottica ovviamente ispirata diciamo così, al dettato costituzionale, quindi in questo caso non tanto a una esclusiva valorizzazione e una, come dire, una un'ottica orientata al profitto, ma anche ad una a una commisurazione degli obiettivi dell'impresa privata con la necessità della valorizzazione e del perseguimento dell'interesse generale. Quindi, cioè, potevano partecipare anche le imprese e raggruppamenti ovviamente tra soggetti sopra indicati. L'obiettivo era quello di raccogliere candidature per animazione e per gestione poi della villa. Infatti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo nel percorso di accelerazione abbiamo accompagnato questi candidati nella definizione di attività ospitabili nella villa, ma non solo sulla carta, cioè abbiamo iniziato da subito a accompagnarli nella costruzione di un calendario di iniziative rivolte alla cittadinanza, in modo che si potesse sperimentare sul campo gli elementi e i limiti di sostenibilità economica, i problemi legati anche ad uno spazio appunto come la villa, che appunto è sottoposto a certi vincoli. Quindi abbiamo costruito un calendario di eventi, abbiamo iniziato volta a volta a analizzare la compatibilità tra le attività che venivano proposte, quindi tra le funzioni che quella villa avrebbe potuto ospitare, diciamo, al momento in cui il modello di gestione fosse compiuto, abbiamo progettato e promosso gli eventi. Qui vedete alcuni momenti, diciamo, della coprogettazione, dove si chiedeva ai singoli partecipanti di inserire le loro proposte all'interno della mappa della villa. Il laboratorio di accelerazione è servito però poi anche a calare sugli spazi e dentro le procedure amministrative il modello di gestione. Quindi siamo passati da una prima fase di sperimentazione degli eventi a una fase tra settembre e ottobre di analisi invece dei risultati, di un'analisi dei primi costi e a una coprogettazione degli spazi. Vedete qua sopra una molto artigianale cartina che cercava di mettere insieme la dimensione, la pianta della villa e dei suoi spazi con una dimensione tridimensionale, quindi cercando di immaginare la divisione degli spazi della villa secondo le funzioni, quindi dal parco alle singole attività. Vedete sopra anche le funzioni che i partecipanti assegnavano ai singoli spazi. Abbiamo analizzato la forma giuridica da assumere e hanno deciso i partecipanti di assumere la forma giuridica dell'associazione di promozione sociale, quindi anche qui ovviamente è venuto in soccorso in qualche modo il codice del terzo settore, quindi quello che ha portato anche da questo punto di vista a livello di innovazione. E abbiamo costruito insieme le linee guida dello statuto dell'associazione e la governance interna, passando poi a ipotizzare un bilancio, dove ovviamente il tema clou è stato quello della necessità di ottenere una compartecipazione dell'amministrazione comunale, e qui chiudo. Questo è, penso, una cosa importante da sottolineare, cioè che in questo processo non c'è una amministrazione che intende alla fine intende
scaricare il peso della gestione di un bene comune come questa villa alla collettività. Tema importante perché dal nostro punto di vista abbiamo visto spesso come nel dibattito sulla sussidiarietà e sulla collaborazione molto spesso anche le amministrazioni in tempi di penuria di risorse siano, come dire, state anche quasi tentate di utilizzare lo strumento dei patti di collaborazione, della governance collaborativa, per togliersi un peso. In questo caso invece l'amministrazione ha compartecipato, quindi l'amministrazione rimane proprietaria del bene, quindi per tornare a distinzione tra proprietà e gestione, la proprietà rimane dell'amministrazione che si assume quindi tutti i compiti di manutenzione straordinaria e di compartecipazione alle spese di gestione del bene, e l'associazione di promozione sociale, che ha come vincolo nel suo statuto quello di non chiudersi e di non utilizzare a titolo esclusivo il bene, compartecipa alle spese di gestione ordinaria. Tutti questi elementi sono stati ovviamente oggetto di un patto di collaborazione che è stato firmato, qui vedete la firma tra il sindaco, la presidente dell'associazione, l'assessore regionale Bugli, che è stato uno che ha dato un impulso molto forte a queste riflessioni in questi 5 anni, nei 5 anni passati. Si è concluso appunto con questo patto di collaborazione e oggi la villa è al centro, anche in questi mesi difficili, è tornata ad essere un punto di riferimento della collettività. Nel momento del lockdown ha fatto una serie di iniziative online. In questi mesi, pochi, ormai non lo so come andrà, però ha riaperto le attività con iniziative di presentazione di libri, musiche, teatro, laboratori, tornando ad essere appunto un riferimento per tutta la comunità e quindi affermando in qualche modo il suo valore di bene comune. Scusate se ho preso più tempo di quello previsto. No, no, grazie mille. Siamo noi che siamo andati un pochino più lunghi all'inizio. Grazie mille, Cristian, perché direi, a parte la malinconia del vedere le iniziative in presenza, eccetera, e insomma, dover pensare a quelle che insomma, cerchiamo di organizzare anche adesso invece a distanza, mi pare sia emersa molto bene la complessità anche di tutti questi percorsi, anche appunto poi nel rapporto con la comunità, di come sia complesso il far emergere anche idee che siano poi in qualche modo strutturate, come sia complesso e come necessiti di professionalità, anche qui alta, l'accompagnare senza influenzare, ma strutturando insomma i desideri, le idee, eccetera, della comunità. Ti ringrazio moltissimo e adesso con un po' di ritardo di cui mi scuso, però do la parola a un altro intervento centrale che è il tanto evocato rappresentante del comune, quindi l'amministrazione si è parlato dall'inizio alla fine ogni due parole. Eugenio Pez, raccontaci l'esperienza di Milano che direi mi pare insomma, ha qualcosa da raccontare. Grazie mille. Sono col microfono acceso, penso di sì. Mi sentite? Sì, non vi ruberò molto tempo anche perché sono le 7, capisco che probabilmente, come dire, siamo nei pressi del tempo che dedichiamo alla famiglia, ecco, per così dire. Comunque, molto Vai tranquillo. rapidamente, e cercando di prendere anche, raccogliere alcuni spunti degli interventi precedenti, tutti quanti molto interessanti. Volevo dire questo, allora, che il Comune di Milano ha adottato il regolamento sui beni comuni nel maggio del 2019, dopo un anno speso nel elaborarlo, mediante un approccio sostanzialmente nuovo. Cioè, giustamente è stato detto e sottolineato che ci sono, diciamo così, lo strumento dei patti di collaborazione non è uno strumento usuale per l'operatività tipica del funzionario comunale. È uno strumento piuttosto, come dire, strano, anodino e anche per noi che avremmo dovuto in qualche modo codificarlo, risultava un oggetto da conoscere. Quindi abbiamo adottato un atteggiamento, come potrei dire, tra l'empirico e il galileiano, ovvero se abbiamo schematizzato un palinsesto di norme giuridico applicative di massima, fatto approvare dalla giunta comunale, poi lo abbiamo applicato sul terreno per capire quali fossero tutti gli aspetti più evidenti o più reconditi, perché il diavolo, come sappiamo, si annida anche nei dettagli, da mettere a punto nel regolamento.
e contemporaneamente abbiamo fatto gli approfondimenti giuridici del caso, perché in realtà la tematica dei beni comuni è, dal punto di vista della giuridificazione, abbastanza complessa. Per farla breve posso dire questo, che il nostro regolamento è stato impostato su alcuni principi fondamentali che sono stati espressi come tali quando hanno una carattere, diciamo così, più etico, valoriale, oppure sono stati inseriti in filigrana nella concatenazione delle norme, e che sono in qualche modo questi. Innanzitutto fondamentale è il principio per il quale il patto di collaborazione non attribuisce alcun diritto in esclusiva al soggetto che prende in carico un bene. Questo vuol dire che deve essere concretamente ammesso nelle proprio disposizioni operative del patto che quel bene possa essere condiviso anche da altri soggetti, purché la loro finalità sia in qualche modo compatibile con quella, diciamo così, originale. Il principio poi delle porte aperte, certamente, inevitabilmente è un corollario, diciamo, del presupposto precedente. Il fatto che il patto non dia un diritto d'uso di qualche tipo, evidentemente lo sottrae, come dire, sin dal principio e quasi per essenza, vorrei dire, dal genus dei contratti. Quindi richiede una tecnica di manipolazione e di adozione completamente diversa. Questo è uno degli scogli fondamentali che, diciamo così, nella professionalità comune tra gli enti locali suscita qualche perplessità. Perché noi siamo tutti molto bravi a usare contratti, siamo tutti molto poco bravi a fare accordi e soprattutto non abbiamo una, come dire, concettualizzazione approfondita come quando invece ci sostiene, ci soccorre un apparato giuridico complesso, strutturato e storicamente, come dire, fondato come quello appunto contrattualista. Bisogna capire che ci muoviamo in quel mondo che il legislatore, con un colpo di fantasia giuridica estremamente interessante nel 2015, se non erro, ha introdotto nella legge sull'ordinamento, sul procedimento amministrativo, quando con l'articolo 1 bis afferma che la pubblica amministrazione può adottare atti di natura non autoritativa e agire con le norme del diritto privato. Ebbene, i patti di collaborazione, a mio avviso, insieme ad altre forme di accordo, le cui specie sono ormai abbastanza differenziate, e assieme ad altri strumenti che a Milano stiamo concependo, come per esempio il bilancio partecipativo che abbiamo comunque realizzato e il futuro regolamento sui diritti di partecipazione, i patti di collaborazione sono un po' la pietra fondamentale, un po' l'architrave di un diritto amministrativo di tipo non autoritativo che è, come dire, secondo noi a Milano, una delle armi fondamentali per dare nuovo propellente alle città come proprio soggetto che, grazie anche all'autonomia garantita dalla Costituzione, può elaborare nuove formule, nuovi schemi di governo della cosa pubblica in sede locale. È il tema del munus delle città che la dottrina ha sollevato recentemente e che potrebbe riportare le città ad essere una vera e propria fucina di diritto, ma intessuta di elementi concreti già nativamente, già nella concezione stessa dell'istituto, quindi nutrita di tutte, come dire, le forze che agiscono a livello storico nel contesto sociale e che, come dire, possono essere fonte di soluzioni innovative. Noi crediamo molto in questo. Lo strumento di governo che veniamo confezionando con questi approcci è uno strumento in cui, perché non autoritativo? Perché la pubblica amministrazione e i cittadini, l'intelligenza collettiva, in un rapporto di mutuo apprendimento, si siedono attorno a un tavolo in modo paritario e co-decidono, cioè prendono assieme una decisione sulle finalità attribuite a un oggetto e alle modalità per concretizzarlo. L'essenza del patto di collaborazione è sostanzialmente questa. Da questo punto di vista ne discende che allora il patto di collaborazione abbia anche queste successive caratteristiche. Non pone mai le proposte che possono giungere intorno ad un bene in chiave di concorrenza, assolutamente. Anzi, la sua funzione fondamentale è proprio quella di riuscire ad attirare energie diverse, nuove, su quello che è un oggetto che ha ricevuto, come dire, questo crisma diverso, che essere diventato un bene comune. E qui tocchiamo allora la questione, come dire, sottile nascosta in questo concetto giuridico e sociologico al tempo stesso. Per noi il bene comune non è e non potrebbe, probabilmente non potrà mai essere, secondo noi,
oggetto di una definizione cristallizzata e, come dire, chiusa in un guscio logico definitivo e soprastorico. Non identifica il predicato essenziale di un qualche bene, che inerisca questo bene, per così dire, in modo idealistico platonico. È una, come dire, qualificazione aggiuntiva che prescinde dalla sua struttura domenicale, quindi può essere data sia ad un bene di carattere pubblico, di un bene di carattere comunale, un bene pubblico non comunale o un bene privato, a seconda di quale fattore, a seconda del fatto che la comunità rinvenga in quel bene e sappia quindi di apportare a quel bene un significato ulteriore oltre a quello che esso ha già. Noi abbiamo fatto, quando abbiamo approvato il patto di collaborazione, il regolamento, circa una centinaia di patti, alcuni sono di sottoscrizione, e la cosa fondamentale è sempre stata questa: abbiamo incontrato nella comunità una capacità di leggere il territorio, di farlo proprio e di risignificarlo molto superiore a quanto il comune poteva mai immaginarsi. Questo ha messo in discussione l'idea che il comune, che certamente ha l'autorevolezza che ha, possa essere il decisore finale di tutti questi processi di autenticazione del contesto urbano, per così dire, e non solo del contesto urbano. Per dire quante possibilità siano nascoste in questa dimensione, noi stiamo facendo patti di collaborazione in cui i cittadini utilizzano, sotto la garanzia della finalità pubblica depositata nel patto, beni che non sono comunali, come ad esempio alcuni giardini che appartengono, che sono all'università, oppure beni di carattere tipicamente privato, come ne stiamo lavorando uno in questi giorni, che mette a tema di una cura collettiva, di una cura da parte dei cittadini attivi, le aree sottostanti al cavalcavia della ferrovia, che sono aree in cui il degrado, la loro non significatività è quasi intrinseca, per così dire. Nessuno sa cosa farsi di quelle aree. Benissimo, stiamo ragionando con i cittadini che hanno delle idee su come poterle, e la RFI, le Ferrovie di Stato, faranno parte di questo patto. Per la raccolta della, come dire, creatività diffusa nel modo più libero e inclusivo possibile, il patto è sottoscrivibile da parte di qualunque soggetto, anche delle cosiddette social street, cioè di soggetti che non sono giuridificati. Non soltanto dal cittadino attivo o dalle associazioni, comitati in qualche modo riconosciuti, ma anche da soggetti, come possiamo dire, fluidi, come appunto queste nuove entità. Ma a Milano abbiamo 70 social street e altre stanno nascendo, e le social street sono una coagulazione spontanea dei cittadini, però stabile, che in qualche modo hanno aperto un laboratorio creativo su particolari spicchi della città. Ma non solo. Abbiamo messo a tema di patti di collaborazione, come sa benissimo Veronica, anche i beni confiscati alla mafia. Abbiamo messo a tema anche beni che appartenevano a enti ospedalieri, per creare, per esempio, sulla spinta delle comunità credenti, non cattoliche, ma anche laiche e comunque spirituali, le cosiddette stanze del silenzio, cioè stanze in cui in ospedale i pazienti, specie quelli che sono nelle ore più difficili della esistenza, trovano uno spazio di poter ricevere assistenza dai loro assistenti spirituali o dai loro rappresentanti della Chiesa, del loro credo. E anche questa funzione aggiuntiva pubblica dello spazio ospedaliero non è stata acquistata né dall'ospedale né dal comune, bensì dai cittadini che hanno espresso questa esigenza e hanno trovato modo di farvi fronte. Per cui hanno poi scritto un vademecum operativo con gli ospedali per la gestione del tutto autonoma di questi spazi. Cosa vuol dire? Quello a cui noi puntiamo in questo momento è creare intorno al mondo dei patti di collaborazione un sistema, come dire, spontaneo, per aggregazioni appunto spontanee, che lo riesca a sostenere nel tempo. Anche perché uno degli altri principi fondamentali del nostro regolamento è che i patti non vengono sovvenzionati direttamente in modo finanziario. Ai patti il Comune di Milano dà molto, nel senso che offre strumenti operativi che vengono consumati nella gestione del patto stesso, ma non dà un trasferimento monetario. Un po' come quando si va in vacanza con gli amici, uno porta il fiasco di vino, l'altro porta salame. Sostanzialmente la logica di fondo è questa. Inoltre i patti non si rinnovano. Il patto, cioè, non è suscettibile né di un rinnovamento automatico,
né di una riproduzione di se stesso rebus sic sistantibus. Deve essere alla sua scadenza riprogettato alla ricerca di un miglioramento delle prestazioni, delle attività da farsi. L'attività dei patti, poi, altra cosa fondamentale, non è sostitutiva di attività o di interventi altrimenti doverosi per il comune, bensì è aggiuntiva, cioè l'apporto dei cittadini deve migliorare le cose rispetto agli standard che il comune si è dato da sé. Deve cioè stare sopra gli standard, altrimenti diventerebbe un'operazione surrettizia di traslocamento degli oneri dal comune alla collettività, è stato improponibile. Noi stiamo cercando, per evitare queste derive, come dire, negative, noi stiamo cercando di coagulare intorno al mondo dei patti e grazie al regolamento un sistema spontaneo di attori che lo sostenga. E troviamo a Milano, fortunatamente, terreno abbastanza fertile perché abbiamo un nutrito mondo di fondazioni, in particolare la Fondazione Calico, la Fondazione Comunità, che ha adottato i patti, cioè nato il regolamento, ha adottato i patti per regolare i propri rapporti con i soggetti civili destinatari delle loro risorse entro un quadro condiviso con l'amministrazione. Il caso più significativo è appunto Fondazione Calico, che nel loro programma intitolato Le Periferie ha appunto adottato questo schema operativo. Il Comune di Milano sta cercando di renderlo poi trasversale al proprio interno e qui ci sono delle difficoltà non da poco. Per esempio con il bando Piazze Aperte, con il quale ha sottoposto ai cittadini 60 piazze comunali della città per avere da loro progetti di risignificazione, rivitalizzazione e riqualificazione dello di quegli spazi, nei quali il comune mette un certo set di strumenti specifici, arredo urbano, un nuovo disegno della sede stradale, gli accorgimenti della cosiddetta urbanistica tattica, quant'altro. Ma riusciamo a intercettare, abbiamo i primi casi importantissimi tuttavia di questo tipo, riusciamo a intercettare anche soggetti tipicamente profit privati che agiscono però in chiave di responsabilità sociale d'azienda, che mettono a disposizione quindi sia il volontariato, cioè ore di lavoro sottratte, ore di lavoro pagate dei loro dipendenti, ma sottratte al management, quindi aziendale, e proiettata all'esterno, oppure che intervengono in quell'operazione di rigenerazione dello stabile che comporta avere i propri lavori pubblici e che è lo stato più alto nel quale si possono esprimere i patti di collaborazione, ma anche quello tecnicamente più complesso, quindi sono rari a Milano ancora questi casi. Ma per esempio abbiamo i casi di un grande operatore del settore farmaceutico che ha in questa chiave risistemato un'area pubblica esterna, ridefinendone tutto lo schema compositivo in termini di giochi per bambini, arredo urbano, il verde e così via. Ed abbiamo infine due casi che stiamo organizzando in questi giorni, molto interessanti, in cui aziende private, ma partecipate dal pubblico, quindi con una vocazione, con un senso del servizio pubblico, diciamo così, in atto abbastanza alto, ci hanno consultato per decidere insieme a noi e insieme alla collettività quale destinazione dare ad alcuni spazi della loro nuova costruenda sede, alcuni spazi collocati a piano terra. E questo poi non sarà il caso, l'occasione per sottoporre la discussione con tutta la comunità locale, non solo quegli spazi, ma anche tutte le pertinenze esterne, per mettere quegli spazi in accordo vuoi con la scuola, vuoi con il parco, vuoi con gli altri servizi esistenti, in modo da creare, come dire, un tessuto urbanistico organico, laddove invece i nostri tessuti urbanistici oggi sono, come sappiamo, molto frammentati, in cui le funzioni ci sono separate, percepite anche come tali, e in cui tutto quanto si appoggia su uno sfondo, diciamo così, amorfo, che invece è proprio quello che noi vorremmo realizzare. Ma in ultima analisi lo scopo fondamentale dei patti è portare le persone a creare nuove reti sociali. A noi interessa molto più che avvenga questo, quanto che non un'aiuola o un giardino venga curato bene. Certamente ci interessa molto anche questo, ma creare reti sociali è la cosa fondamentale, anche perché nei lunghi tempi che sono necessari per legge per sviluppare interventi veramente strutturali in periferia, in quei momenti noi possiamo
come dire, in questo periodo possiamo lasciare le cose a se stesse e o sovvenzionare i soggetti che attendono l'intervento definitivo, ma così non facciamo altro che sovvenzionare il risentimento. Quello che manca nelle periferie, perché gli abbiamo tolto e va restituito, è fare delle comunità locali dei veri nuovi protagonisti sociopolitici. E da qui torna al discorso di prima, è un nuovo metodo di governo, cioè non sarebbe tale la possibilità se noi non creassimo delle occasioni autentiche in cui l'amministrazione si siede in chiave non autoritativa con i cittadini allo stesso tavolo e decide insieme ad essi. Basta, non vi rubo altro tempo. Beh, grazie Eugenio. Direi che un po' si è chiuso il cerchio così con appunto il ruolo, una proposta e insomma anche forse ulteriormente la comprensione di quanto è importante la collaborazione, per rimanere in tema, e la partecipazione a questi processi di un'amministrazione che sia che abbia voglia, che abbia desiderio di comprendere, di sperimentare, come devo dire anche personalmente insomma abbiamo riconosciuto nel comune, e come mi permetto anche di dire sia importante avere dei settori dedicati e delle persone dedicate sul tempo nell'ambito di un'amministrazione a questi patti, a questo nuovo metodo di governo, perché non si improvvisa e non si ricrea, come dire, poi da capo. Allora mi taccio perché siamo andati un po' avanti, ci sono sicuramente due interventi, due domande, due persone che si erano prenotate per le domande, a cui lascio subito la parola, se c'è poi qualcun altro naturalmente siamo a disposizione. Allora, Andrea Messana prima e Michele Crescini poi, se siete ancora collegati e volete fare le vostre domande o i vostri interventi, prego. Alberto, Alberto, non Andrea. Andrea. Scusa, scusa, perché stavo guardando altre cose. Chiedo bene, Alberto. Prego, grazie mille. Nessunissimo problema. Io, come dire, a parte i salamelecchi di ringraziamenti di questa bellissima iniziativa e di tutti gli interventi veramente molto interessanti, io ti avevo chiesto, che volevo dire due parole, spero che non siano, cioè sono assolutamente contento di aver partecipato a questa cosa, perché ci sono stati veramente molti spunti interessanti, alcuni pratici e alcuni teorici. Non sono un giurista assolutamente e seguo queste cose da cittadino. Non dico... quando ho chiesto questa cosa di parlare era solo perché sono stato molto colpito, non voglio dire né negativamente né positivamente, da due frasi di Paolo Maddalena, che io stimo e ammiro da molto tempo, e sulle quali non do un giudizio, ma che sulle quali vorrei, io devo sicuramente riflettere, ma forse è bene riflettere tutti, perché due volte in un breve lasso di tempo ha detto, per esempio, ma da chi vengono definiti bene comuni? E Mattei ha detto, Mattei, ora il testo esatto non so, quindi prendo con beneficio di inventario, ma te ed io abbiamo definito in una telefonata, e poi successivamente di nuovo ho detto Ugo ed io. Allora, se la cosa importante è sicuramente il risultato di alcune cose, quindi la qualità viene fuori da delle indicazioni, ma io credo che anche, come dire, il metodo della discussione, dell'elaborazione e dell'arrivare a determinate conclusioni sia un elemento importante, che credo che sia particolarmente importante all'interno di un processo elaborativo di questo genere innovativo che riguarda i beni comuni.
Quindi, ripeto, sono rimasto colpito da questa cosa, da queste due frasi in questo contesto. Solo per questo avevo chiesto in quel momento la parola, poi sono enormi e tantissimi i temi che sono venuti fuori, tutti particolarmente interessanti, e l'evoluzione, la strada è assai complicata. Ti ringrazio Veronica e ringrazio tutti gli altri. Grazie Alberto. Allora raccoglierei gli altri due interventi e poi così se il professor Maddalena o chiunque poi fosse eventualmente evocato vuol rispondere, magari mettiamo insieme. Allora vediamo di non sbagliare anche questa volta. Noi, Michele Crescini, c'era un intervento, una domanda? Prego. Avevo piacere a chiedere al professor Maddalena e al professor Micciarelli, visto che si è parlato di beni comuni, in particolare materiali, siano essi necessari o emergenti, se ha senso poter parlare di cura e rigenerazione, riqualificazione dei beni comuni immateriali. Perché durante l'esperienza del lockdown e in questi mesi, come progetto per cui lavoro Legami Leali, che ha tra i suoi obiettivi quelli di facilitare la stesura di patti di collaborazione e l'attivazione della cittadinanza, alcuni di questi hanno avuto ad oggetto proprio dei beni comuni immateriali, in particolare le relazioni di vicinato e la cura, rispetto soprattutto alla solitudine generata dalla chiusura del lockdown, dei soggetti fragili, in particolare soli, anziani e privi di una rete di contatto anche virtuale. Quindi abbiamo avuto ad oggetto di questi patti dei beni comuni immateriali. Una qualche considerazione sul tema? Grazie. Perfetto, e anche questo è un tema, è un temone molto interessante. Perfetto, allora lo teniamo lì per le risposte. Dario Firenze anche si è ha chiesto la parola. Parlo io? Prego. Buonasera, mi sentite? Le domande di Alberto... No. Credo di aver capito bene la prima. Non so. Paolo, scusa, diamo solo la parola all'ultima persona che aveva chiesto di parlare, bene, così bene. Rispondiamo tutti, sì. Così facciamo, poi andiamo in chiusura. Grazie mille, solo un secondo. Grazie. Era una domanda e una piccola riflessione, in particolare per Eugenio Pez. Io sono, appunto, mi presento, sono Dario Firenze, sono un attivista dello spazio di mutuo soccorso e del percorso di bene comune di Remake di Milano. Solo per inquadrare, perché lo veniva citato prima da Giuseppe Micciarelli, è una realtà nata 7 anni fa a Milano e che in particolare in questi ultimi anni ha partecipato con una comunità informale di cittadini nel recupero e nella gestione diretta dell'ex liceo Meoro nel quartiere Bruzzano di Milano. Questo spazio è stato, diciamo, al centro soprattutto durante la primavera e durante l'emergenza, oltre le attività di solidarietà e di mutualismo che già faceva, al centro, come tante altre realtà e tanti altri spazi della città, di quella che veniva citata prima, no? Come la rete di coesione sociale che si è attivata durante le emergenze, di solidarietà dal basso, che ha permesso a molti cittadini di rispondere ai propri bisogni sociali e a creare anche una relazione assolutamente virtuosa con l'amministrazione comunale attraverso il progetto di Milano Aiuta. Diciamo, il percorso, come in realtà, diciamo, lo stesso Pet conosce abbastanza bene, ha una sua storia anche di relazione con l'amministrazione comunale, per cui da quando questo progetto, diciamo, di recupero autogestito dai cittadini è partito, c'è stata da subito l'intenzione di confrontarsi con l'amministrazione comunale, con la giunta, per capire come quel luogo potesse essere, appunto, non uno spazio di qualcuno e quindi dedicato a qualche realtà associativa o qualche realtà informale, ma un bene comune non esclusivo. Il percorso ha avuto una sua vicissitudine di incontri con l'amministrazione, con l'assessorato alla casa, in particolare alla partecipazione, e siamo arrivati fino a quest'estate in cui, dopo l'emergenza, si è aperto un avviso pubblico
dedicato a diversi spazi ritenuti in disuso, tra i quali anche l'ex liceo Nero, con la possibilità di presentare delle manifestazioni di interesse per la valorizzazione di questi spazi. Con altre realtà abbiamo presentato una proposta, una manifestazione di interesse, collaborando con diverse anche realtà del territorio italiano, in particolare con la Rete dei Beni Comuni Emergenti nazionale, e abbiamo presentato una proposta che va proprio nella direzione di quello che avevamo detto prima, cioè capire come tra l'amministrazione e diciamo realtà di questo tipo si può costruire un'alleanza, per esempio in questo caso un patto di collaborazione per la, diciamo, lo sviluppo delle attività informali che si sono avviate fino adesso. La domanda, diciamo, oltre a questo inquadramento era un po' questa, cioè noi ovviamente attendiamo, diciamo, risposte, segnali e diciamo risposte pubbliche, ecco, dall'amministrazione rispetto a quell'avviso pubblico che tocca anche altri spazi di Milano, in particolare la Cascina Torchiera. La domanda era un po' questa, cioè qual è l'intenzione dell'amministrazione comunale su questo tipo di situazioni e come li vuole finalizzare? Perché c'è un po' il dubbio in una città come Milano che, come dire, qual è il piatto della bilancia che pesa di più? Cioè lo voler sperimentare con strumenti innovativi come quelli che in parte sono previsti nel regolamento dei beni comuni approvato nel 2019, o in qualche modo si apre a sperimentazioni un po' classiche, a utilizzi un po' classici, cioè di fatto la vendita al privato o l'alienazione attraverso altre forme? E soprattutto se c'è una disponibilità da parte dell'amministrazione a proseguire un percorso a partire da questo punto di partenza, che potrebbe essere il patto di collaborazione. L'amministrazione è interessata a sperimentare delle forme di dichiarazione di uso civico, come venivano citati prima da Giuseppe Micciarelli, e a, diciamo, sviluppare ulteriormente gli strumenti giuridici che ha messo in atto e ha iniziato a costruire in questi ultimi anni? In qualche modo, diciamo, sono delle domande che da attivista, ma anche come cittadino, mi pongo, e penso siano utili per questa discussione. Quindi grazie mille. Allora, direi che c'è un po' di carne al fuoco per le domande. Allora, il professor Maddalena stava intervenendo, poi se almeno il professor Micciarelli e Eugenio Pezza in due minuti vogliono rispondere, mi sembra più che doveroso. Prego, professore. Grazie, Veronica. Rispondo subito alla prima domanda, non so se ho capito bene la seconda. La prima domanda è: da chi vengono definiti beni comuni, oppure perché c'è bisogno di qualcuno che definisca una certa attività e un certo bene come beni comuni? Questa è una domanda che si innesta sul problema dell'ordinamento sociale, che deve essere basato sulla giuridicità. Cioè, a dire, quando poniamo in essere delle attività che coinvolgono diritti degli altri, bisogna pure che un'autorità che abbia poteri autoritativi metta il suo, diciamo, bollo su questa cosa e dica a tutti che questo tipo di fatto o di beni o di servizio è qualcosa di valido. Quindi, poiché i beni comuni, abbiamo detto, sono una categoria ermeneutica che di volta in volta va attuata, e qui mi piace ricordare un momento la cosa che secondo me è molto importante, metteva in luce Micciarelli, Giuseppe, e bisogna distinguere tra i beni comuni necessari, i quali sono già scritti nel codice civile, tra i beni comuni emergenti, come quello del tratto del fiume Lambro che avete scelto. Allora, per i beni comuni emergenti ci vuole una forma di giuridicizzazione dell'attività che viene posta in essere. Quindi, se a un certo punto si fa un patto di collaborazione, nel patto di collaborazione c'è l'autorità comunale, la quale dice è giuridicamente esatto, i cittadini sono tenuti ad osservarlo. Insomma, la domanda di Alberto Messana mi sembra che sia questa, cioè dire perché ci deve essere qualcuno che dia il segno del valore di questa cosa. Se non ho capito, Alberto, spiegami meglio. Forse può essere una perdita di tempo. Cioè, io non ho posto una domanda di questo genere qua. Io ho detto che sono stato colpito dalla sua frase, che è stata ripetuta due volte,
in cui praticamente lei diceva che lei e Ugo Mattei avete definito, dato la definizione di mi ha colpito questo elemento perché io vedo e vivo oggi in tutti i processi in cui si cerca di avere una condivisione e anche un'elaborazione comune delle decisioni, oltre che alla gestione dei beni. È una cosa che mi ha colpito lì, che ho segnalato. Che cioè perché ho citato Ugo Mattei ed io? È la storia, noi ci conosciamo da 20 anni, siamo stati tra i primi a occuparci di questo eravamo in disaccordo. Eravamo in disaccordo perché io sostenevo il fondamento costituzionale dei beni comuni, mentre invece la Commissione Rodotà affidava la titolarità dei beni comuni alla pubblica amministrazione e la tutela dei beni comuni allo Stato, il che mi sembrava un far torto alla collettività. Invece, inquadrando i beni comuni come beni della collettività, cioè come beni rientranti in quell'aspetto dell'animo umano che riguarda la solidarietà con tutti e quindi la collettività e il vivere comune, come diceva Platone, chi soltanto gli dèi e gli animali vivono in campagna, l'uomo vive in città. Quindi noi siamo stati, come dire, tra i primi, anche per l'età. Io, Ugo è più giovane di me, ma io ho ben 84 anni, quindi insomma, per un fatto storico ho citato questo amico col quale per me è stato molto molto importante arrivare poi a una conclusione comune. Conclusione comune che si concreta in questo. I beni comuni presuppongono la proprietà pubblica del territorio da parte della collettività, la quale deve avere un patrimonio comune in uso dei cittadini, con la collaborazione dei cittadini. Quindi non lo so se l'ha colpito questo fatto, il fatto è molto semplice, è un tipo di rapporto amichevole tra me e Ugo. Grazie mille, grazie mille. Allora, grazie. C'erano I due altri temi sui beni comuni immateriali e il... Sì, volevo dire questo. Per i beni comuni immateriali c'è una proposta di legge di Stefano Fassina, è un disegno di legge della senatrice Nunes ed altri, depositati rispettivamente alla Camera e al Senato, nelle quali proposta e disegno sono... Si cerca di dare una definizione ermeneutica di beni comuni e si inseriscono tra i beni comuni anche i beni immateriali. E anche su questo siamo d'accordo Ugo ed io, insomma, i due vecchi amici di 30 anni fa, insomma. I beni immateriali, cioè praticamente a essere sodi, a essere molto più schietti e semplici nelle affermazioni. La comunità, come il soggetto individuale, ha bisogno di un certo capitale, di un certo reddito, di un certo patrimonio per vivere, così la collettività tutta intera ha bisogno di un suo patrimonio pubblico. Patrimonio pubblico che è stato, in virtù delle idee sballate neoliberiste, trasferito dalla collettività ai singoli, per cui adesso ci troviamo in mille problemi, compreso quello che abbiamo visto di Ponte d'Era, dove il problema era la manutenzione da parte del comune di quella bella villa che abbiamo visto. Noi ci troviamo in una situazione in cui gli enti pubblici sono privati dei propri patrimoni, a cominciare dallo Stato, perché c'è l'indebitamento. Qui c'è un disegno che viene da lontano, un disegno studiato a tavolino che è stato attuato passo passo nel tempo, cogliendo i momenti opportuni, quindi con estrema tempestività, e noi siamo arrivati a essere a un passo dalla rovina totale, perché noi stiamo svendendo tutti i beni produttivi. La comunità si regge non solo sulle tasse, ma anche sul fatto che appartengono alla comunità, e cioè al popolo intero, fonti di produzione della ricchezza nazionale, che sono essenzialmente le industrie strategiche, i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, che devono essere, per disposizione costituzionale dell'articolo 43 della Costituzione, in mano pubblica o in mano di comunità di lavoratori e di utenti. L'averlo trasferito
trasformato prima da i gestori di questi beni, da enti pubblici che agiscono nell'interesse di tutti, in SPA che agiscono negli interessi dei singoli, aprendo le SPA anche alle multinazionali straniere che non fanno altro che assorbire le fonti di produzione del popolo italiano, porta il popolo italiano all'indebitamento, alla svendita, all'autodistruzione. Quindi il discorso di fondo è che il pensiero neoliberista comporta la distruzione, la disintegrazione dello Stato. E quindi e l'abbiamo visto in Grecia. In Grecia il Pireo non appartiene più ai greci, appartiene per, non so, per metà ai cinesi e per metà ai tedeschi. Insomma, ma le fonti di... Io ero preoccupato per Trieste, ma i cinesi si vogliono prendere la gestione di 8 porti italiani che fruttano molto con le tariffe sulle merci, il carico, lo scarico, eccetera. Ma perché questi elementi che danno vita, che danno danaro, che danno la possibilità ai bilanci di intervenire nell'interesse pubblico, noi li dobbiamo dare ai privati, che sono stranieri? Ho fatto l'esempio di Telecom, tanto per intenderci. Se non mettiamo bene in mente quest'idea che il pensiero predatorio, neoliberista, il trasferimento dei beni dal pubblico al privato è micidiale per la vita del popolo e della collettività, noi non usciamo dall'impasse. Questo è il punto di partenza. Quindi viva la proprietà pubblica, che significa proprietà del popolo a titolo di sovranità, e ridimensioniamo la proprietà privata agli scopi individuali della proprietà privata. Proprietà privata che appartiene anche alla pubblica amministrazione, perché l'articolo 42 della Costituzione dice la proprietà è pubblica e privata. I beni economici, cioè i beni commerciabili, appartengono allo Stato, a enti e a privati. Quindi è molto chiara la Costituzione. Se partiamo dalla Costituzione ci chiariamo tutte le idee, compresi i discorsi da me. Allora, vi abbiamo molto sforato, però chiederei se ci sono gli ultimi 2 minuti di pazienza. Non so se il professor Micciarelli ed Eugenio Pezzi vogliono rispondere alle due, comunque alle domande, quindi sempre beni immateriali, forse è stata posta entrambe, remake Eugenio Pezzi. Prego. Ma dunque, molto semplicemente, anche sulla tematica dei beni comuni, come vi dicevo, il nostro orientamento è stato quello non tanto di aggredire la questione di una definizione oggettiva di un bene comune, ma invece di instaurare un diritto ulteriore, cioè di espandere la sfera della sovranità arricchendo della possibilità per i cittadini di definire autonomamente cos'è un bene comune, identificare. Invece per quanto riguarda i beni materiali, la risposta è assolutamente sì. Abbiamo fatto anche, ci è capitato di sottoscrivere un patto di collaborazione per una specie di beni materiali abbastanza particolare che sono gli open data del comune. Cioè il patrimonio di conoscenza che il comune possiede e che è riversato nelle grandi basi di dati, è stato, ci è stato chiesto da una compagine di giovani, come dire, informatici, per uno studio, un'elaborazione, allo scopo di capire come poterli organizzare meglio in funzione della loro maggior leggibilità e interpretabilità da parte di un pubblico diffuso. Ed anche questa è una competenza che il comune in sé al suo interno non aveva, ed è stato esattamente, come dire, esempio di una collaborazione molto virtuosa, questo non ci sarebbe venuto in mente, e abbiamo fatto un patto che ha riguardato questo, che è tipicamente un bene anche economico, perché i dati hanno un valore, ma di carattere immateriale. Veronica, l'ultima domanda cosa poteva essere? La questione del liceo mio. Ma dunque, il Comune di Milano ha molte anime e queste anime hanno anche indirizzi politici diversi, e attualmente ovviamente il dibattito non può che essere quello, anzi è orientato con una certa difficoltà a capire quale possa essere la frontiera tra il privilegio dell'uso economico e il privilegio dell'uso sociale. Ovviamente sullo scenario di bilanci pubblici in tragica sofferenza anche più in questo momento. Ma uno stabile come il liceo Meno, che conosco bene, è uno stabile che ha compiuto il suo ciclo di vita, sostanzialmente. Credo che sia destinato, se non vado errato, ad un abbattimento. Certamente nel tempo che percorre da qui alla sua distruzione
se ne potrebbe fare, se ne farà un uso temporaneo. Però io non conosco il bando in questione, non l'ho elaborato io, però che esista un bando destinato al riuso di un bene che ha terminato la sua vita, chiaramente significa che quel bene è oggetto di una valorizzazione sociale. Con tutte le difficoltà connesse al fatto che la consigliatura è in fase addirittura d'arrivo e che non sappiamo, né possiamo dire, come si atteggerà Milano nella prossima consigliatura, quale sarà la giunta al governo, io credo comunque che la linea di pensiero che vede nel riuso una opportunità anziché un sacrificio, questa sarà attestata indipendentemente dagli schieramenti politici. Cioè sarà qualcosa su cui è comunque necessario agire, perché il nostro compito è comunque quello di ricavare il maggior valore pubblico possibile dai beni che abbiamo in gestione, anche quando si tratta di una gestione economica, ma soprattutto quando non si tratta di una gestione economica. Grazie Eugenio, credo proprio veramente un flash rispetto a quello che è stato detto anche la situazione di remake. Forse uno degli aspetti altrettanto importanti quando si parla di beni comuni questo problema si era posto anche all'inizio al momento della stesura del regolamento dei beni comuni, è fare la mappatura di tutti gli strumenti che riguardano in maniera, come dire, insomma, più o meno ampia questo settore. Quindi a volte il fare il bando per una cosa, l'avviso pubblico, il patto di collaborazione poi può destare confusione. Sarebbe bene anche omogeneizzare tutti questi strumenti. Sì, professor Michel, posso dire, fare un'osservazione. In realtà questa disarmonia tra gli strumenti esistenti giova, perché talvolta usciva delle libertà di azione che altrimenti dentro una regia complessiva sarebbero. Ah certo. Certo, vediamo l'aspetto assolutamente creativo. Professor Micciarelli, vuoi aggiungere qualcosa? Giuseppe? Ecco. Però solo su quello che hai detto adesso, esattamente questo è il punto. Noi dobbiamo vedere gli strumenti come necessari gli uni agli altri, non in concorrenza. Sennò tutto il discorso che stiamo facendo, come dire, crollerebbe a partire da noi. Quando esistono diversi strumenti di partecipazione che riescano a fare un passettino avanti, noi dobbiamo prenderli, anche se non li facciamo, proprio per poi garantirci la possibilità di avere più possibilità e non meno possibilità. Quindi io spero che anche poi a Milano riusciremo a lavorare sull'uso civico, ma voglio per flash dire il discorso dei beni comuni immateriali è fondamentale, ma d'altronde anche qua, se noi non lo vogliamo lasciare alla dimensione evocativa, il Comune di Napoli ha fatto una delibera su H2O bene comune, bellissima dal punto di vista evocativo, ma dal punto di vista sostanziale che significa? Poco. Perché qual è il problema? Il problema dobbiamo sempre partire dalle pratiche in atto. Ci sono studi, esperienze fondamentali nell'open source, e l'open source è una pratica di commoning. Ma perché? Perché non c'è solo il discorso dell'accesso, ma il codice sorgente permette nella sua condivisione anche lo sviluppo. È un po' il gioco che facevamo prima della gestione. Lo sviluppo è in quel caso qualcosa di simile come è la gestione per i beni comuni urbani. E allora com'è, ed è qua l'elemento centrale, come facciamo a fare in modo che i nostri beni comuni che riconosciamo immateriali poi non si perdano nella dimensione evocativa? L'elemento fondamentale è di tradurre tutto questo nel linguaggio dei diritti, che è quello che mancava poi, in senso buono, diciamo, a Elinor Ostrom, ma perché era un altro tipo di studiosa. Se noi lo traduciamo nel linguaggio dei diritti, allora noi diamo delle gambe a questi poteri. Per esempio, quando giustamente prima il dottor Pezz parlava dell'elemento della percezione da parte della comunità di un bene comune, lo scarto che quell'elemento ci permette di fare è passare ad un diritto di uso, per esempio, comune dello spazio. Ma guardate, questo non lo dico io. Il diritto di uso pubblico e le servitù di uso pubblico sono nate esattamente con questo. Basta andare a vedere la storia di Villa Borghese tra 800 e 900 per capire quanto è importante tradurre tutto questo potere di accesso e gestione, sviluppo, se useremo il discorso dei beni comuni immateriali, in qualcosa di concreto. Allora, per essere concreti e rispondere alla domanda che sentivo dietro, noi dobbiamo provare, per esempio, a tradurre questo elemento di cura ora in DPCM complicatissimi da interpretare, che cambiano ogni ora, in qualcosa di concreto. Cioè nel fatto che le persone, per esempio, se tu fai
o riconosci quel diritto, possono essere fermate per strada e hanno una certificazione che stanno andando a portarla la spesa alle persone che non la possono fare, o che per esempio stanno utilizzando quello spazio per beni essenziali, perché se no noi ci troviamo nella kafkiana situazione molto italiana in cui proprio soggetti solidali poi si trovano imbrigliati in delle regole che ovviamente non sono state fatte per loro. Allora noi da questo punto di vista abbiamo una possibilità, e concludo soltanto su una cosa: l'elemento, come dire, quello che fa fare lo scarto, per cui i beni comuni sono talmente importanti, perché noi parliamo di uso civico, immaginiamo che tutte queste formule le traduciamo non solo nel regolamento sul patrimonio pubblico, ma anche in quelli di partecipazione. Perché come giustamente diceva da ultimo Paolo Maddalena, noi ci troviamo davanti inevitabilmente, meno male aggiungo io, almeno fino a quando lo potremo fare, al cambio di amministrazioni. E quindi da questo punto di vista anche di linee politiche, i dirigenti illuminati possono fare tanto, ma fino a un certo punto. Se noi immaginiamo che il discorso del diritto di uso e del diritto di gestione diventi parte per cui un territorio viene aggravato, un'area urbana viene gravata di un procedimento amministrativo che per decidere su quell'area deve assumere appunto un procedimento aggravato, cioè devi consultare i cittadini che fanno parte di quella assemblea aperta, di quelle formule, perciò parliamo di organi di autogoverno, perciò noi lavoriamo sul tema di creare nuove istituzioni, esattamente come sono ed esistono istituzioni municipali, istituzioni di democrazia di prossimità, sono state inventate nella pratica democratica. Noi dobbiamo immaginare che su determinati territori ai cittadini che fanno parte di comunità di gestione, non è che devono gestire quello spazio come un condominio, ma chi se ne frega. Mark Parcher chiama di local trap da questo punto di vista, e avrebbe ragione se fosse tutto questo. Non è per mettersi giorni e giorni a gestire come si usa uno spazio, ma per far diventare quello spazio e la scelta di che cosa funziona e che cosa si farà su quel territorio parte del potere dei cittadini. Se noi diamo questo potere in più, anche con i cambi di amministrazione, anche quando ci saranno ulteriori problemi, noi abbiamo un procedimento per cui il destino di pezzi di territorio non passa solo da parte dei rappresentanti, ma passa anche, almeno per la parola, dei cittadini. Era questa la grande promessa un po' tradita, ma perché la storia è così, si autotradisce, anche del bilancio partecipativo. Con i beni comuni lo possiamo fare. Grazie, direi veramente una buona conclusione, se riusciamo a concludere, se, perché qui potremmo andare avanti all'infinito, ma insomma poi da giurista lasciatemi dire una volta tanto, insomma credo davvero che il diritto, come dire, che per l'appunto non è mai neutro, però qui possa essere veramente usato in maniera creativa, ma per dare le gambe a esperienze che possono avere un grande valore, ribadisco, civico, eccetera. Quindi e il fascino anche che hanno esercitato i beni comuni su di me all'inizio è stato proprio quello di è stato proprio legato al fatto che sono è una materia, un settore in cui l'esperienza crea per l'appunto la regola. Quando diceva cosa sono i beni comuni, fra le mille definizioni che voi avete dato che si possono dare, credo che anche questa sia importante. Sono in qualche modo una fonte di diritto, laddove chiaramente sostenute evidentemente, ma e quindi di regolamentazione amministrativa, di prassi, di giurisprudenza, pian piano. Allora, io spero che intanto chi aveva fatto le domande abbia avuto una risposta. Spero che, insomma, ci saranno anche altre occasioni, se a qualcuno sono rimaste nella tastiera le domande, spero che possa, insomma, avere un'occasione altra di farle. Ora non oso chiedere se qualcun altro ha domande da fare. Vi ringrazio infinitamente per la pazienza, per gli interventi, ringrazio davvero tutti i relatori a cui ho rubato tantissimo tempo, tutti quelli che hanno partecipato e che ci hanno seguito, l'osservatorio ovviamente Lambro col quale stiamo partecipando insomma a questa avventura, e il Comune di Milano per tutti i ruoli che ha in questo patto importante. Vi do appuntamento al 10 di novembre, perché da 15 giorni c'è il terzo appuntamento proprio sul monitoraggio civico, quindi entriamo in un aspetto anche specifico di questo patto. E ora almeno dovete fare un click e non dovete camminare per andare a casa. Vi ringrazio infinitamente e buona cena e buon tutto. Grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie ciao. Mille, buona serata a tutti. Ciao Veronica.